Va bene, buongiorno a tutti. Grazie Valentina che mi ha invitato, così è un'occasione, poi provo a raccontarvi anche più tardi perché è un'occasione per me di provare a fare un salto un po' fuori dal contesto, ma è il tipo di operazioni che sarebbe giusto fare sempre più spesso perché siamo arrivati in un momento in cui diciamo così, le potenzialità che possono avere le tecnologie. Da un lato vengono limitate se chi le potrebbe usare non le conosce, e dall'altro anche chi le sviluppa a volte non conosce quali sono i problemi che potrebbero essere risolti facilmente, no? Quindi proviamo a buttare un pochino oltre l'ostacolo che abbiamo e vediamo cosa riusciamo a ottenere. Quello che non ha detto Valentina, che in realtà io sto venendo da voi per la prima volta, ma lei per 5 anni consecutivi è venuta a fare un intervento insieme a delle colleghe logopediste all'interno di un mio corso al Politecnico, quindi in qualche modo. Sto iniziando a rendere un pezzo del favore, ma a parte quello, io qui sono il classico pesce fuor d'acqua, nel senso che io sono laureato in ingegneria elettronica, faccio di mestiere professore di ingegneria informatica e quindi non so niente di quello che sapete voi, però dal punto di vista informatico ciò che faccio è quello di occuparmi principalmente di intelligenza e di interfacce intelligenti, interfacce uomo-macchina innovative, quindi nuove modalità di comunicazione tra l'uomo e i sistemi tecnologici, diciamo. Poi magari vi faccio qualche esempio. Io quello che ho provato a fare oggi è raccogliere un po' di cose sparse, no? Raccogliere un po' di esperienze, attività che ho fatto, che abbiamo fatto, e raccontarle. Mi aspetterei che magari su alcuni punti, su alcuni aspetti, su alcune storie che vi racconto ci possa essere magari un interesse da parte di qualcuno di voi, fate domande, fermatemi. Quindi io ho vari esempi, vari materiali da portare, però mi sembra che la cosa più proficua sia quella magari approfondire insieme a voi, no? Agganciarci magari a qualche cosa che avete fatto, qualche dubbio, qualche curiosità. E così chiacchieriamo un pochino insieme, visto che per fortuna il contesto, l'ambiente, a parte la temperatura che immagino che nella prossima ora o giù di lì salirà, quindi facciamo finta di niente, stoicamente, però appunto siamo in pochi, siamo intorno a un tavolo, quindi proviamo a approfittarne se riusciamo. Ok, allora, io parto con un parallelo che mi aiuta un pochino a impostare. Questo concedete, non lo uso con i bambini, no? Questa coppia di slide, però tanto per un po' sdrammatizzare, un pochino provare a vedere cose da un punto di vista diverso, no? Allora io mi chiedo, partendo da Hollywood, no? C'è tutta una tradizione di film sui supereroi, no? Allora io ho provato ad andare a vedere quali sono le definizioni di supereroi, cioè che cosa fanno un supereroe. Supereroi sono persone che riescono a fare cose al di fuori della portata delle persone normali, perché hanno dei poteri e o delle abilità. Sai che c'è il supereroe che lui ha il potere, la forza, sa volare, eccetera, invece che quell'altro, per di Batman, no? Non ha nessun potere particolare, eh? Ha solo delle abilità personali che ha sviluppato, o Iron Man anche ha costruito delle cose, quindi sono di varia natura. Sono speciali, no? Perché queste capacità, queste particolarità, peculiarità sono state acquisite, beh, da un lato spesso attraverso i traumi, no? Cioè alla fine c'è sempre la sfiga iniziale, la radiazione, eccetera, che ti trasformano in, no? E poi però attraverso allenamento costante, metodico, forza di volontà, eccetera, riescono a raffinare queste capacità che hanno e facendole quindi fruttare, mettendole quindi a frutto. Quindi c'è sempre una combinazione di un evento, quasi sempre, con una sorta di percorso poi personale di crescita. Vabbè, poi spesso i supereroi hanno anche quasi sempre, spesso per motivi narrativi, hanno quasi sempre una spalla, no? La fidanzata, l'amico, la zia, eccetera, eccetera. No? Che li aiuta in qualche modo a svilupparsi, anche un po' a confrontarsi, anche a rendersi conto, no, della situazione. Questo qua, no, è il ritratto del supereroe. Poi, sempre rimanendo in tema cinematografico, c'è un'altra grossa saga, tranquille, che era quella della magia, no? C'è tutto il mondo del fantasy che adesso si sta sviluppando su varie tipologie di persone. Ecco, questi invece che caratteristiche hanno questi? Sono persone che sono in grado, io provo a riassumere così la magia, di modificare la realtà, cioè comandare a oggetti,
Io direi costruire nuovi mondi, cioè riescono a costruire dei comportamenti, delle azioni, delle attività, non so, ma che esulano, superano le leggi della natura e quindi di fatto entrano in un mondo diverso, no? Potenziato rispetto a quello che c'era prima, grazie alle loro capacità. Ecco, però quali sono queste capacità dei maghi? Come fanno a riuscirci? Ci riescono attraverso degli strumenti, vuoi che sia l'amuleto, la bacchetta magica, che ne so, non sono molto avanti del fantasy, quindi non so andare molto in dettaglio su queste cose, ma anche spesso conoscono dei linguaggi segreti, la formula, il meccanismo, il libro che ti dice che cosa devi fare, eccetera, eccetera. Quindi c'è una combinazione di strumenti e di linguaggi che conoscono poi solo loro, no? Diventano poi una setta degli adepti che conoscono certe cose e quindi sanno come far funzionare, no? E allora queste due figure, diciamo così, letterarie, narrative, mi fanno venire in mente un parallelo, no? Un parallelo perché per me, se andate a leggere la colonna di destra, ciò che c'è scritto, che abbiamo visto prima su Pensi per uomini, si adatta perfettamente alle caratteristiche di una persona disabile. Una persona disabile sono persone che riescono a fare cose che gli uomini normali non sono in grado di fare. No? Perché? Perché in qualche modo hanno una situazione personale, spesso dovuta a un evento, e poi però riescono a affinare le loro capacità, voi le chiamate forse capacità residue, in modo, potenziandole riescono a fare cose che gli altri non riescono a fare, no? Grazie proprio alla propria allenamento. E a qualche spalla, a qualcuno che li aiuta a svilupparsi in quella direzione. No? Questo paragone mi è stato suggerito da un certo Levantini, che è un signore non vedente, lavora in IBM, lui è un filosofo di formazione, lavora in IBM, è stato uno dei primi che ha lavorato sulla disabilità nel campo lavorativo, proprio nell'IBM, e lui veniva anche a fare degli interventi del mio corso che tenevo prima al Politecnico, e lui esordiva chiaramente da non vedente dicendo: io so fare cose che voi non sapete fare, no? Parte così, no? Ma perché poi quello, no? Un pochino lo spirito. Quindi abbiamo questo concetto di persone che hanno capacità particolari sviluppate in qualche modo anche con un certo tipo di supporto, e quindi qui noi stiamo giocando un pochino il ruolo della spalla, no? Vediamo un po' come riusciamo a potenziare i superpoteri dei superuomini con cui entriamo in contatto. E i maghi chi sono? Siamo noi i tecnici forse, no? Siamo noi che riusciamo, proviamo, cerchiamo di riuscire, usando che cosa? Usando tecnologie, strumenti, io non uso la bacchetta magica, ma magari usiamo un computer, magari usiamo un controller, magari usiamo uno schermo, magari usiamo un sintetizzatore vocale, magari usiamo eccetera eccetera, no? Possiamo chiamare ausili, possiamo chiamare tecnologie, usiamo degli strumenti e usiamo dei linguaggi. Quando si va a scrivere un programma, un po' di linee di codice, chi le guarda non ci capisce niente, ma così come io non ci capirei niente di un libro di magia, no? Quindi, ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è fare in modo, no, di creare dei comportamenti, dei contesti in cui gli utenti, no, detto dal nostro punto di vista, possono fare certe cose, no? Io ti costruisco l'applicazione in modo che tu possa, che ne so, vederti il video a casa, vabbè, questo è facile, oppure ti costruisco l'applicazione in modo che tu possa parlare pur non essendo in grado di parlare naturalmente, e allora ti costruisco un sistema, no, che in qualche modo ti permette di fare cose in più, quindi ti costruisco un mondo, un'espansione del mondo, tu non ti devi relazionare col mondo reale, solo col mondo reale, quello normale, grezzo, no? Quello diretto. Ma tra te, perché magari hai delle difficoltà a farlo, allora tra di te e il mondo ti aggiungo delle cose, ti aggiungo delle tecnologie per cui tu riuscirai a relazionarti con un mondo che è più semplice, è venuto vicino a te, sei riuscito a modificare il contesto in cui vivi, no? Partendo da una cosa stupida del tipo ti metto il manignone anziché la maniglia per la porta, che è la cosa più semplice che ti metto in mente, ho modificato il mondo per renderlo più facile a te. Ecco, questo concetto qua lo si può applicare anche su livelli di complessità molto, molto più alti. L'idea è chiaramente avere qualcuno che sia capace a fare queste cose, che conosca questi linguaggi, conosca questi strumenti, in modo da poterli mettere a disposizione di chi? Degli altri, no? dei superuomini e delle spalle dei superuomini. Quindi questo qui è un po' il giochino che proviamo a fare.
Allora, entrando un pochino più nel concreto, no? Giusto per dare il quadro di questi due mondi narrativi. Ah, io tra l'altro, se mai Hollywood farà uscire, perché non è ancora uscito, un film in cui mettono insieme i superuomini e i maghi, voglio i diritti d'autore, perché questo parallelo non c'è ancora, secondo me. Ho fatto tanti crossover, ma quello tra maghi e superuomini non ho ancora visto. E, vabbè. Entrando un pochino più nel concreto, cosa faccio io e cosa vi racconto? Allora, come dicevo all'inizio, diciamo così, nelle prime parole, al Politecnico, nel mio gruppo di ricerca, ci occupiamo di interazione uomo-macchina e di intelligenza ambientale, quella che chiamiamo, diciamo così, intelligenza ambientale, cioè come trasformare gli ambienti, diciamo così, una domotica un po' avanzata, cioè domotica non solamente il telecomando che mi alza la tapparella, che quello va bene, però non c'è molto di intelligente, ma cioè avere dei sistemi che effettivamente siano in grado di venire incontro a quelle che sono le esigenze degli utenti, degli abitanti e degli utilizzatori di un certo spazio. Non sono qua per farvi una lezione su questo. E all'interno, e queste due, questo è il tema principale, quindi interazione con ambienti intelligenti e interazione tra gli umani e gli ambienti intelligenti, uno degli aspetti è quello dell'accessibilità, che è qua rappresentato da questa palla di basso a destra. Le altre sono cose, sono aspetti più tecnologici, quindi non vi sto a torturare. Però nel momento in cui parlo di interazione, penso alla modalità di interazione, penso anche alle modalità di interazione modificate, modalità di interazione chiamano speciale oppure no, particolare o universale, no? Che vanno sotto il nome dell'accessibilità. Non so se avete mai visto quella sigla A11Y. No? È un modo per accessibility a lungo, no? Allora 11 perché sono le lettere che separano la A dalla Y, no? È lungo 11 lettere, sì, noi informatici abbiamo queste cose qua, c'è un'altra parola che si chiama localization, no? Che vuol dire tradurre in varie lingue un programma, lo scriviamo sempre L18N, no? È la prima lettera, l'ultima, la lunghezza, più o meno sai cos'è. Vabbè. Ok, allora dicevamo, vi racconto solo due parole sull'ambient intelligence, perché poi gli esempi che faremo saranno calati in questo contesto, no? Cioè, per quando è che per me un ambiente è intelligente? Quando, vabbè, la definizione, che è quella scritta nella striscia sopra grigia, dice un sistema ambientale è intelligente quando supporta le persone nelle loro attività quotidiane, traducendo un po' a spanne, no? Quindi deve essere qualcosa che non è un di più, una cosa extra, ma è qualcosa che ti aiuta a fare le cose che faresti comunque, ma le fai meglio. Questo non c'entra con l'accessibilità, è vero in generale. Un sistema è ancora più intelligente se questo aiuto, no? Questo supporto che ti dà, te lo dà attraverso questi due aggettivi: proactively but sensibly, cioè in modo proattivo ma sensato. Cosa vuol dire proattivo? Proattivo è un sistema che agisce in anticipo rispetto alla tua richiesta. Cioè io sono abituato che quando schiaccio il bottone la luce si accende. Posso avere un sistema super automatizzato per cui apro l'app sul cellulare, schiaccio un tasto sul cellulare e la luce si accende. Non lo farai mai perché sennò è molto più comodo premere il bottone, però magari premere il bottone per me è difficile, allora ho bisogno di un'alternativa. Questo è un sistema reattivo, cioè l'utente comanda e il sistema risponde. Il sistema proattivo invece è un sistema in cui magari quando entro nella stanza mi accende già la luce, perché in qualche modo il sistema sa tra virgolette, perché il sistema non è mai intelligente, c'è qualcuno che l'ha programmato in qualche modo, l'ha configurato in questo modo, eccetera, oppure osservando le mie abitudini, allora anticipa già le mie azioni. Ok, questo lo vedete tutti i giorni nelle pubblicità, no? Quando usate lo smartphone, vi arriva la pubblicità di questo, di quest'altro, dice, ah, ci stavo per pensare, loro lo sanno prima di te, no? Quello che stai per fare. Ecco, magari ci sono anche altre applicazioni che non siano pubblicità, no? di riuscire a capire quali sono le necessità, no? Di un utente e cominciare già a proporgliela prima che sia l'utente stesso a chiederla. E come si fanno a costruire dei sistemi che abbiano questa proprietà? Allora, proattiva, attenzione, ma sensata. Perché è difficile? Perché è difficile fare un sistema che sia davvero intelligente e che stia alla pari dell'intelligenza umana, no?
Io posso benissimo avere un sistema che quando entro in una stanza accende la luce, però magari adesso voglio guardare la televisione, quindi per favore la luce la voglio spegnere. Oppure voglio avere in casa mia un sistema che mi fa risparmiare energia elettrica, no? Quindi per risparmiare energia elettrica lui spegne la luce. Per cui io entro in una stanza, accendo la luce e lui dice no, la spengo perché devi risparmiare, cioè, scusa, non voglio leggere, voglio cucinare, eccetera. Quindi avere un sistema che sia troppo proattivo, ma vale anche sugli ausili, vale anche sulle vostre cose, avere un ausilio che si spinga troppo oltre, che decida lui cosa devi fare. È controproducente. No, un sistema deve essere intelligente, nel senso che deve permetterti di fare un'azione col minimo sforzo, deve già far lui, deve lui venirti incontro, no? Quindi far lui il primo passo. Dopodiché il passo che fa deve farlo possibilmente nella direzione giusta, verso di te e non in una direzione che a te in quel momento dà fastidio. No? Parlando di ambienti intelligenti, io una frase che dico spesso è che il confine tra avere una casa fatata e una casa stregata è estremamente fine. Cioè, in entrambi i casi ho una casa che fa cose da sola. La casa fatata, sì, mi mette la sedia, mi prepara il caffè, eccetera, eccetera. E anche la casa stregata fa cose da sola. Se immaginate vari film di vario tipo. E la differenza qual è? È che in un caso fa cose che a me interessano, a me piacciono, a me servono. Nell'altro caso fa cose che invece mi ostacolano. Però è la stessa cosa se ci pensate. L'unica differenza qual è? È la percezione da parte dell'utente dell'utilità di quell'azione svolta dal sistema in quell'istante preciso, in quel contesto specifico. Quindi vuol dire che il sistema per essere, diciamo così, fatato, utile, proattivo e sensato, piuttosto che noi invece essere un impiccio, il sistema dovrebbe capire l'utente, il suo contesto, i suoi desideri. Ne abbiamo ancora di strada da fare prima che i sistemi siano in grado di fare questo, no? Quindi adesso queste cose qua non le vediamo tanto, noi ci giochiamo un pochino con gli studenti, ma con la ricerca, ma quei sistemi di questo genere non li trovate ancora, non siamo ancora capaci a farli, ok? Siamo capaci a fare cose più semplici. Ok, allora, nelle cose più semplici che abbiamo provato a fare e che siano calate un pochino in un contesto che vi può interessare, io ho provato a far mente locale. No? E identificare un pochino di lavori che abbiamo fatto qui sparsi nell'asse dei tempi, iniziando tutto abbastanza, diciamo, ho iniziato a pensare a queste cose nel 2004, dove in un fausto giorno ci siamo incontrati con Valentina all'interno di un progetto che si occupava di puntatori oculari, che all'epoca erano ancora fantascienze essenzialmente, in Italia forse ce n'erano tre. Mettere le mani su uno ha richiesto parecchi mesi di corte fatta alle aziende. Ecco, adesso invece sono loro che fanno la corte a noi. E va bene. E quindi vi racconto un po' di cose, di esempi. Come dicevo prima, interrompetemi se c'è qualcosa che vi interessa di più, ne parliamo, poi saltano altre cose. Tanto diciamo che nessuna di queste cose mi ha fatto vincere il Nobel, quindi non è che per forza siano più importanti di altre. Ok, allora partiamo. Questo titolo qua non mi ricordo cosa vuol dire, vediamo cosa c'è dopo. Ah, vabbè, queste sono due domande, due slide che probabilmente a voi non servono niente, no? Nel senso che voi già sapete, ad esempio, era pertanto per dire, guardate che attraverso la tecnologia si possono fare cose che sembrano impossibili. Voi siete del mestiere, ok, lo sapete già, però a me la prima volta che mi hanno detto, ma guarda che ci sono gli smartphone. E io ho pensato che peccato, perché magari un cieco che era, diciamo così, perfettamente in grado di usare un telefono con la tastiera, il Nokia di buona memoria, con uno smartphone non potrà mai, perché non sa cosa sta premendo, perché è un vetro liscio. No? Allora, ma a me, sinceramente, ho pensato quello, no? E quindi dico, è un peccato. Invece no, è esattamente il contrario. Voi avete già visto un non vedente usare uno smartphone, no? Questo video qua, adesso poi non lo possiamo vedere perché è lungo, però c'è il link, poi vi Today I want to show you how the spieghiamo iPhone le works. A slide, lot of you insomma, guys have been questo asking, I qua see you're using an che iPhone, but how does it sul work for you? titolo, diciamo Well, così, I'm going to show you. So a lot of devices. Che ci fa vedere lui come usa, un non vedente che fa vedere come usa le funzionalità dell'iPhone. Ecco, forse voi, questo è un iPhone modello vecchio, perché sto video è vecchio.
qualunque smartphone di oggi, e mi dicono quelli dell'Apple funzionano un po' meglio degli Android, ha già native dentro di sé, dal momento dell'installazione, delle funzionalità che gli permettono di essere usato anche totalmente in tutte le sue funzioni, anche dai non vedenti. E un'app non viene accettata sull'App Store se non rispetta queste caratteristiche di accessibilità. Anche i computer dell'Apple. Anche, sì. E anche i Mac, no? E come fanno? Essenzialmente fanno attraverso il motore di sintesi vocale che parla, dice cose, e quindi dice al non vedente che cosa c'è sullo schermo, e ha un sistema di interpretazione dei tocchi che è completamente diverso. Cioè, normalmente tu tocchi su un'icona e quella è la comandi. Ovviamente un non vedente che non sa quali sono le icone toccherebbe a caso. Allora ci sono dei gesti touch diversi, e il telefono entra in una modalità diversa, per cui se tu fai, non ricordo bene, ma tipo tocchi con tre dita la parte alta dello schermo, stai selezionando l'icona in alto a sinistra. Selezioni, non attivi ancora. Poi il telefono ti dice qual è il nome di questa, se ti piace, se è quella che volevi, tocchi al centro e quindi la fai partire. Altrimenti scorri a destra, lui passa su quella successiva. E così via. Tutta una serie di gesti per navigare all'interno dell'interfaccia, a noi ignoti, ma non a caso il superuomo sa fare cose che noi non sappiamo fare. Perché noi siamo più ingenui e vedo una cosa, ci pigio sopra. Invece loro sanno navigare meglio, no? All'interno dei menu, all'interno delle cose, perché il telefono chiaramente supporta questa funzione. E quindi anche la tastiera, dice, ma i tastini, le lettere sono piccole, non importa. Io piazzo il dito qua, lui dice F, no, volevo la D, allora mi sposto un po' a sinistra. Allora lui dice D, nel momento in cui dice la lettera che mi serve, lascio andare il dito e la scrive. Quindi funziona al contrario, la lettera viene scritta quando la lascio anziché quando la premo. È una banalità. Però... il video sta andando avanti, fa vedere che praticamente lui riesce a fare tutto, qualsiasi cosa, no? Semplicemente senza mai, in realtà i non vedenti lo spengono lo schermo per risparmiare batteria, quindi li vedi toccare sullo schermo nero, no? Fa anche un po' impressione, perché tanto non ha bisogno di vedere, tanto non vedrebbero comunque. Ovviamente sullo schermo le icone ci sarebbero, ma non si vedono perché per risparmiare batteria non è attivato, no? Quindi su cose che hanno tutti oggi in tasca e magari tanti non conoscono che hanno questo tipo di modalità, no? Sicuramente se intervistiamo le persone per strada gli chiediamo ma secondo te, loro ti diranno ma no, non c'è verso, no? E invece no, questo anche salto di conoscenza, no? Di cultura che manca, così come, ma questo forse te l'ha già fatto vedere Valentina, no? Questo è un video della Tobii, di SR Labs, anzi, che è un'azienda italiana che importa uno degli eye tracker, diciamo così, che funzionano per maggiore, la Tobii. È una persona allettata con la SLA, tu lo conosci, no? E che ha accettato di fare questo video per questa società, per far vedere come questa persona riesce ad accedere a tutte le funzionalità di un computer, pur essendo paralizzato letto. E questa persona, l'unica cosa che può muovere sono gli occhi. E quindi tutto il resto è immobile, muove gli occhi, di fronte a sé ha un puntatore oculare, il puntatore oculare gli mostra dell'interfaccia a schermo, avendo la tracca lui non può neanche parlare, ma comunque non avrebbe comunque la muscolatura per farlo, e questo puntatore oculare attraverso queste due, adesso qui si vedono queste cose rosse lampeggianti, in realtà non si vedono, noi non le vediamo perché sono infrarosso, no? Quindi la telecamera le ha prese, ma tu non le vedi, e attraverso queste telecamere infrarosso guarda gli occhi della persona, capisce dove la persona sta guardando, capisce cosa c'è sullo schermo in quel momento, e quindi praticamente tu sposti il mouse con i tuoi occhi. Quindi tu riesci a usare qualunque, adesso vediamo se va più avanti, qualunque applicazione, semplicemente guardando l'icona, guardando il tasto. Vedete che lui in questo caso stava scrivendo una mail che si vede, di cui si vede il testo, chiaramente. Così come usiamo la tastiera video sul tablet, per dire, col dito, ecco, immaginate di usare la tastiera, che vi compare la tastiera come quella di un tablet, sullo schermo, e voi guardando le lettere scrivete le parole. E poi c'è il bottone invia, c'è il bottone annulla, tutto ciò che facciamo normalmente, ma fatto con gli occhi anziché fatto con le mani. Queste sono cose che ci sono sul mercato da anni. Ma scusa, per dire, prego. Lo smartphone azionato dal non vedente, dal dico vedente, è stato programmato con persone non vedenti che quindi è andato
Sì, certo. Certo. Chi progetta questi sistemi, chiaramente i progettisti si avvalgono di consulenti per riuscire a progettare queste cose al meglio, certo, quindi hanno usato dei ma ad esempio parlando dell'Apple, in Stati Uniti ci sono proprio delle associazioni di categoria di disabili che fanno proprio questo lavoro di consulenza, ma questo succede anche da noi, a volte dovrebbero farlo sempre. A volte chi magari sviluppa delle applicazioni tecnologiche, prima di lanciare sul mercato, chiede a qualche associazione dei tester, no? Delle persone sveglie che ne capiscono di tecnologia, ma che abbiano una certa disabilità e siano in grado di provarlo, di dire qui guarda che qui non funziona, questo da migliorare, eccetera, eccetera. Ci sono delle norme, dei criteri tecnici che gli sviluppatori dovrebbero seguire, no? Ad esempio per i siti web ci sono delle norme che in Italia sono legge dal 2004, anche se nessuno lo sa, su come costruire i siti web in modo che siano accessibili. Però poi non basta, no? Perché tu lo fai magari in buona fede, ma poi fino a quando non lo prova una persona che magari è realmente non vedente o realmente che non può usare il mouse, che non può usare la tastiera, quindi che è obbligato a usare strumenti diversi per usare l'applicazione, fino a quando non lo provano loro magari ci sono dei problemi che tu non hai colto semplicemente seguendo le regole. Quindi gli strumenti per farlo ci sono. Certo, richiede collaborazione, richiede, ma è normale in certo senso, no? Se io faccio una bicicletta chiederò a qualche ciclista di provarla, no? Non è che la faccio così, la faccio in laboratorio e dico guarda che bellissima, non sale sopra, tutta storta, non va bene, no? Prova, no? Quando facciamo la macchina fanno le prove su strada, così anche per queste cose, eh? Bisogna solo entrare nell'idea che può essere la normalità, non un'eccezione, e poi soprattutto diciamo che la prima idea che voglio darvi è un po' esagerata, però prendetela così: per ogni problema c'è una soluzione, magari non perfetta, ma c'è e possiamo cercarla, trovarla, e magari c'è, se magari è già buona o ottima e noi semplicemente non la conosciamo, o non sappiamo chi fa la domanda, o non sappiamo che potremmo fare una domanda a qualcuno. Cioè molte volte ci si ferma molto prima del cercare di capire, ma a questo problema c'è una soluzione, perché a volte c'è un po' la tendenza a rassegnarsi di fronte al problema, e invece magari andando avanti capendo, e poi ci vuole anche una buona dose di fantasia, no? Chi avrebbe mai pensato che magari usando il touch in modo completamente diverso riesce a fare cose? Quello è uno scatto di inventiva, dice, allora cambiamo un attimo le cose, giriamolo al contrario, proviamo a vederle da dietro, proviamo a vederle da sopra, proviamo a vederle da sotto, magari cambia e magari ci viene un'idea che è diversa dal dire no. Ma poi voi quando fate, il concetto è lo stesso della comunicazione alternativa, no? Cioè se ho alcuni canali che sono chiusi io ne uso altri. Ecco, questo qua estendiamolo, cioè se ci sono delle difficoltà come posso arrivare allo stesso risultato in un modo completamente diverso? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Magari sappiamo rispondere da soli, magari ci può aiutare qualche fornitore di ausili, di tecnologia ad arrivarci, magari non ci basta perché non c'è già ancora oggi un prodotto sul mercato che se lo faccia, e allora dovremo andare oltre, no? Se non basta il mercato c'è il laboratorio, cioè si prova a costruire qualche cosa. E in termini di nuove tecnologie c'è veramente di tutto, no? Adesso, ma voi provate solo a pensare ai videogiochi o agli smartphone, allora c'è puoi parlare, lui ti parla, puoi muoverti, no? Pensate a tutti i videogiochi adesso che ci sono in cui semplicemente sei davanti al televisore e fai cose, no? Non hai neanche bisogno di avere un controller in mano, semplicemente il controller sei tu col tuo corpo o col tuo sguardo nel caso degli occhi o con la tua voce, e quindi vuol dire che quello che prima era, che non so, un mouse, adesso può essere un braccio, no? O può essere il naso, non so. Ci sono modalità di interazione, ogni giorno ne saltano fuori nuove, no? Adesso tutti i dispositivi indossabili, gli smartwatch, i braccialetti, quelli per la fitness eccetera, ok, ma oltre a contarti il battito cardiaco e i passi che fai nel giorno, potrebbero essere usati come strumento per controllare, che ne so, per controllare la carrozzina o per aprire la porta quando ti avvicini. Cioè, proviamo a uscire dagli schemi, no? Pensare di combinare cose che prima pensavamo distanti, in realtà mettendo un filo in mezzo di tecnologia magari si riescono a collegare. E vi dico, c'è di tutto sul mercato oggi, c'è di tutto.
cioè questi qua sono una serie di sensori che ho trovato forse già un paio di anni fa, sono anche un po' vecchiotte queste immagini, che trovi in giro, che ti, cose che puoi mettere nei vestiti, addosso, nei braccialetti, questo addirittura è un oggettino, questo pensate che è un oggettino che legge le onde cerebrali, e legge onde cerebrali, questo dell'emotif, non è un oggetto medico, cioè non ci fa l'elettrocefalogramma questa roba qua, no? Un medico non serve a niente, è stato pensato per i videogiochi, costava se non sbaglio $80, cioè una stupidaggine, e potevi giocare ai giochini tipo sai il ping pong, fai alzi e abbassi la bacchetta eccetera, neanche con gli occhi, solamente col pensiero, no? Pensando di fare certe azioni, attivavi certe onde cerebrali e il gioco lo riconosceva. Adesso, quindi, in un mondo completamente diverso, no? Pensate a tutta la realtà virtuale, la realtà aumentata che sta nascendo adesso, nel mondo dei giochi. Io prendo il mondo dei giochi perché tante volte le innovazioni dal punto di vista dell'interazione arrivano da lì. Lì hanno tanti soldi e fanno concorrenza enorme e quindi devono sempre cercare di inventarsi qualcosa di nuovo. E poi ovviamente devono inventare qualcosa di nuovo che non costi 10.000 euro, perché sennò nessuno glielo compra. Quindi è un settore in cui andare ad annusare e guardare. Io ricordo il lavoro che stavo facendo al Sottobuella, in cui usavano la Kinetic, che è il videogioco, per fare riabilitazione. Quindi ti guardava e controllava che tu facessi gli esercizi, la postura nel modo giusto, anziché fare let's dance, fa let's rattrizzati. E come dicevo, su questo siamo solo all'inizio. Cioè, queste cose qui stanno nascendo oggi, i prezzi stanno scendendo sempre e le soluzioni sono solo limitate dalla nostra capacità di immaginarle. Le tecnologie ci sono per fare qualunque cosa e i prezzi diventano abbordabili. Sta roba qua, state tranquilli che se andate a prendere le norme ministeriali sugli ausili non trovate niente, ma neanche l'idea del concetto vagamente, no? È tutta roba che forse arriverà tra 10 anni o tra 20 quando aggiorneranno di nuovo, ma adesso sta a noi, a voi professionisti del mestiere, cercare di trovare delle soluzioni su misura, mettendo insieme, usando e, fatemi dire, violentando un pochino quelli che sono dei dispositivi che sono nati per fare altre cose. Ma te le do le slide, tranquilla. No, ce l'ho fatto per me, perché mi sarà giusto. Allora aspetta che ti vedo. No, vabbè, qui ci sono alcune altre immagini sul mondo delle interfacce tangibili, della realtà aumentata, insomma, di cose di questo genere. Questo è un videogioco appunto di nuovo del tizio che salta anziché avere il controllo, semplicemente salta libero, oppure sposti oggetti, no, per dare comandi all'interfaccia anziché scrivere un programma, semplicemente sposti gli oggetti, che questo è un gioco per bambini, li metti insieme, cambia l'immagine che c'è sopra, quindi fai un percorso per cui poi il personaggino entra, ne esce, cade nel burrone, cose di questo genere, no? Una sorta di Super Mario in cui però puoi costruire tu il percorso fisicamente in modo tangibile, oppure in modo virtuale, quindi questi oggetti qua non sono oggetti reali, sono oggetti semplicemente disegnati, che però tu toccando con la mano lo prendi, lo sposti come se fosse reale. E allora questo ti permette di avere una persona che magari lo prende e tocca con la mano, un'altra persona invece con la mano non lo può fare, lo fa invece con un joystick, con un suo controller, ma partecipa alla pari insieme agli altri, no? Collaborativamente in questo ambiente. Quindi veramente, cioè... Ed è un gioco quello lì delle cose virtuali? Questo qua è un gioco. Questo qua era semplicemente un prototipo di ricercatori che lavoravano sull'interazione. Ma questi sono giochini che si comprano. In realtà il computerino è qua dentro e parla in modo wireless con questi oggetti, a seconda di come combini poi fa cose diverse. Immaginate anche poi, io vi chiederei di immaginare cose in due contesti. Uno è quello comunicativo, riabilitativo, cioè mettere le persone in grado di, ma anche poi quello educativo. Cioè sulla parte dei bambini, sullo sviluppo, sull'interazione, sulla comunicazione, sulla socializzazione, devi dargli strumenti che loro siano in grado di usare. E se gli strumenti, tra virgolette, classici non vanno bene, usciamo dai classici. Ma un tema che si sente molto parlare, su cui abbiamo anche lavorato, è quello della domotica, no? Ma voi sapete cosa si intende per domotica? Non dite sempre no. No, sì, a livello intuitivo... Domotica è casa più automazione, ok? Quindi dei sistemi
pensati per un contesto appunto domestico, casalingo, di automazione. Automazione di cosa? Beh, di ciò che c'è: porte, finestre, riscaldamento, luci, radio, TV, citofono, cancello, acqua, gas. Non so cosa avete in casa vostra, ma io credo che queste siano in grosso modo le cose. Allora, se uno sta a pensare come funziona la domotica, dice: non serve a niente. Perché cos'hai? Tu immagina di avere un ambiente domotico. Allora vai all'interruttore della luce, schiacci l'interruttore della luce, il sistema domotico se ne accorge, fa le sue cose, no? E poi finalmente la lampadina si accende. Dici, capito, però se mi dai 5 centesimi di filo di rame ti faccio la stessa cosa, non hai bisogno di chiamare l'elettricista per installarti il sistema super intelligente domotico. E infatti, purtroppo, molte applicazioni della domotica sono un po' di questo genere. Sono un sistema per automatizzare, per comandare dei dispositivi che però dà poco valore aggiunto, di per sé. Cioè, cosa me ne frega che magari quel sì, lo posso comandare col tasto, ma posso anche comandarlo con lo smartphone. Sì, vabbè, capito, mi cambia qualcosa, mi cambia tanto, no, forse no. Quindi, quello anche qua, qui c'è il rischio di spendere tanto in tecnologia, e io ho visto dei disastri fatti, no? In alloggi, in strutture che avevano speso fior di soldi per renderlo domotizzato, e poi, cioè, alla fine di nuovo era il discorso casa stregata. Adesso vi faccio per vedere una foto più avanti per cui capite cosa vuol dire. E per cui è una cosa che fa tante belle cose, ma è talmente complicata che io ho paura a starci dentro, no? Rischiamo poi di arrivare a quel livello lì, quindi bisogna sempre partire al contrario. Vabbè, poi con la domotica in realtà si può fare di tutto: puoi gestire il comfort, puoi gestire sicurezza, risparmio energetico, e soprattutto puoi controllare e comandare cose. Ma non è tanto cosa puoi fare, quando lo fai, come lo fai, no? Che mi interessa. Queste cose qui ve le raccontano chi vi vende l'impianto, no? Dice: beh, tu compri questo qua, puoi alzare le tapparelle, puoi chiudere le tende, eccetera eccetera, va bene. Ma l'altra domanda che manca è: ma tu cosa vuoi fare? Cosa ti serve? Non cosa può fare il sistema. No, io le dico sempre con i miei studenti, perché quando mi raccontano un progetto che devono fare, mi dicono sempre cosa fa il sistema. Allora, io qui c'è un sensore che fa questo, là c'è poi un motore, lì c'è un... Sì, ho capito. Ma raccontami cosa fanno le persone, i tuoi utenti, potenzialmente i tuoi clienti di domani, quando usano il tuo sistema. Allora non interessa sapere com'è fatto che c'è un sensore dentro, allora interessa sapere che se vanno lì capita qualcosa, se toccano quello succede qualcos'altro. No? E questo qua è sempre l'aspetto che ai tecnici manca sempre, ma quello di riuscire a partire dall'utilità che un sistema tecnologico qualunque ha nei confronti di chi lo deve usare. Quindi su quello non dovete mai cedere, sempre martellare: sì, ma non ho capito niente, ma quello che mi hai detto non mi serve, no? Dimmi che cosa facciamo con questo utente, oppure ti dico io cosa l'utente deve fare, poi sarai tu che, se sei capace a fare il tuo mestiere, mi fai un sistema che realizzi quel comportamento. Quindi anche voi non dovete sforzarvi di capire come funziona la tecnologia più di tanto. Dovete sforzarvi di capire che con certe tecnologie ai vostri utenti, ai vostri assistiti, potrete dare delle soluzioni. Soluzioni che io tecnico non sono in grado di capire, non sono in grado di immaginare. No, io poche volte che mi ha fatto dei lavori con dei disabili, io ho deciso che io non mi devo relazionare col disabile, perché non è il mio mestiere, perché non so parlarci, perché non so approcciarlo, anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista di capire cosa ha bisogno. Farai dei danni. Ho visto dei colleghi miei fare dei danni. Vai lì, prova questo, prova quest'altro, vediamo da... No, proviamo, modifichiamo, tocchiamo. Sta persona qua, che è già in una situazione di fragilità, boh, basta, non ne voglio più sapere, rifiuto totale. Poi ti metti sotto pressione, ti metti sotto stress, di sicuro nulla funziona, no? Ma anche uno normale, se ti dico adesso fai questo, prova una cosa nuova, ma farla funzionare subito in fretta, che poi dopo dobbiamo provare altre 12, non funziona neanche una persona normale, una volontà, no? Quindi, questo è molto delicato, questo rapporto. Tra chi può estrarre, capire le esigenze della persona
sapendo che ci possono essere delle soluzioni che magari non capisce, ma perlomeno le sa chiedere, no? Sa riportare i bisogni, e qualcun altro che questi bisogni li può magari saper risolvere proponendo qualche cosa di nuovo. E quindi sistemi domotici che fanno cose, ma che cosa fanno? Qual è il sistema? L'insieme di tutte le cose che può fare il sistema domotico, a che cosa porta? A che soluzioni porta? Beh, anche qui ovviamente non ho risposta, perché ogni caso va costruito. Però anche qua, di nuovo, come dicevo prima, per i sensori, per le modalità di interazione, c'è un universo. Cioè, vai sul mercato, trovi la qualunque e sua sorella. Qualunque tipo di sensore, qualunque tipo di comando, qualunque idea, vuoi accendere il forno, lo puoi fare, vuoi regolare il gas, lo puoi fare, vuoi sentire se c'è... Mi fa ridere, però c'è un gruppo di studenti che si sta lavorando su un sistema che annusa se la frutta sta marcendo, no? Cioè, perché ci sono i gas, quello è importante, no? Cioè, dici, c'è di tutto, basta solo un attimo studiare il problema, vuol dire che quelli liberano un certo tipo di gas, tu avrai il sensore di quel gas, no? Punto, cioè, finisce lì. Cioè. Quindi dandosi da fare, le soluzioni si trovano anche per le cose più strampalate, no? L'importante è partire sempre dai bisogni della persona. Allora, io non volutamente, ma anche perché non mi piace e non sono capace, non parlo di bisogni di tipo medico. Allora, lasciamo un attimo da parte con tutto ciò che è legato alla malattia, alla medicina, alla diagnosi, ai farmaci, ai presidi medico-chirurgici propriamente detti. Ma una volta risolto quello, cioè una volta che il medico ha finito il suo lavoro, tu hai una persona che magari gli risolvi a un certo livello il problema della salute. Dopodiché, sopra il problema della salute, della nutrizione, quello che sia, hai altri centinaia di bisogni. Di muoversi, di comunicare, di divertirsi, di leggere, di guardare la televisione, di uscire a fare la passeggiata, di non annoiarsi, di rimanere in contatto con altre persone. Cioè, quanti bisogni abbiamo noi nella giornata? Che il medico non ci risolve. Se tu gli dici, guardi, io mi sto rompendo le scatole, il medico ti dice, senta, ha male? No, perché allora il mio lavoro l'ho finito. Ok? Allora, vuol dire che noi possiamo lavorare sul resto. È chiaro che se è una persona in condizioni di cronicità, di sofferenza, non gli parli di domotica o non gli parli di automazione, cioè questo c'è male, prima giorno di quello. Ma risolto quello, c'è tutto un mondo ancora che spesso viene trascurato, sia in ambiente domestico sia in ambiente ospedaliero. No, arrivi lì, la febbre non ce l'ha più, allora non ce l'ha, buon finito, tu ci vediamo domani mattina, e tu stai lì a guardare sul finito. No? E c'è ancora tutto. Allora, questo da un lato è una fascia un po' scoperta. Non c'è tanti metodi, protocolli, eccetera, che dicano cosa fare in quel caso. Dall'altro c'è un grosso vantaggio, che poiché non siamo nell'azione medica, non abbiamo bisogno, non siamo costretti a usare dispositivi o soluzioni certificati. Cioè, se io ti devo mettere qualcosa in vena, allora deve essere certificato, seguire tutta la trafila di certificazione, eccetera. Ma se io ti devo mettere un PC, un tablet modificato in qualche modo, quello lì è uno strumento proprio legalmente, è elettronica di consumo, non presidio medico chirurgico, non richiede certificazioni, non, chiunque ci può mettere le mani, magari sapendo cosa che fa, possibilmente. Allora, noi abbiamo questo vantaggio, che possiamo sfruttare tutto un mondo di dispositivi che tra l'altro evolve molto più rapidamente, non ha bisogno di certificazioni, quindi ha costi anche molto più bassi, da poter provare, sfruttare, modificare, eccetera, eccetera. Partendo dal bisogno e trovando le soluzioni. E cercando sempre di considerare, questa frase, l'ambiente come un aiuto e non come un ostacolo. Cioè, in alcuni casi l'ambiente è un ostacolo, però magari dell'ambiente tu vedi l'ostacolo e non vedi che ci sono altre cose che in realtà potrebbero essere una risorsa. Quindi è stato inutile incaponirsi sull'ostacolo. Se quello è appunto, se lui non vede, se non cammina, non cammina, punto. Non è che lo cambiamo questo. O meglio, se lo si può cambiare, lo si cambia a livello medico, poi. Fisiologico, forse si può, dipende, non lo sappiamo, ma diamo per scontato che adesso non c'è, allora non è che mi fermo su quello,
vado avanti, guardo intorno, guardo cos'altro posso sfruttare, posso usare. Mai fidarvi di chi vi parla partendo dalla tecnologia, perché lì è qualcuno che ha qualcosa da vendere e cerca di convincervi che qualunque sia ciò che ha da vendere vi deve servire per forza. Allora, fuori dalla finestra, soggetto. E ce ne sono tanti. Sempre, sempre cercare di capire, di avere qualcuno magari che abbia o sia un pochino più illuminato, oppure abbia una funzione un po' da intermediario, più da consulente. A noi serve qualcuno che faccia più consulente che non il venditore. I venditori ce ne sono già tanti, ma poi oggi con internet ci servono davvero i venditori. Però qualcuno invece che capisca, sappia combinare soluzioni, sì. Quindi non sarebbe male, sarebbe il nostro sogno, no? Che si venissero a creare anche delle strutture in cui uno riesce a fare questi ragionamenti. Che siano le competenze che siano in grado di capire i bisogni delle persone, competenze in grado di capire le potenzialità della tecnologia e insieme si possono proporre delle soluzioni. Perché nessuno dei due da solo è capace. Perché poi bisogna alla fine, partiamo dai bisogni delle persone, ma sono poi, ho provato a riassumerli qua, no? Ho detto Valentina vanno bene, qualche anno fa quando ho fatto questa slide, lei non ne ha trovati altri, quindi presumo che, vanno bene. Se manca qualcosa è perché lei non ha visto. Non è che vai molto oltre, no? Partendo dalle cose banali, no? Tipo poter chiamare se ho bisogno, in senso lato chiamare, no? Perché magari non lo fai con la voce, e quello è banale, perché ci sono sistemi iperdomotici super strafighi, capito? Oppure vai a Leroy Merlin, spendi 6 euro e ti compri il campanello, quello che suona se apri la porta, e lo colleghi al dito del paziente e risolve il problema. No? Proviamo a pensare a soluzioni semplici per casi specifici, no? Poi per carità altre volte saranno soluzioni più complicate, però non sempre ci dobbiamo bloccare di fronte alla soluzione super mega che poi costa troppo, che poi non so dove comprare, eccetera, quando in realtà magari tante volte ci possono essere soluzioni più semplici. Ecco, scusate, sì. Delle soluzioni semplici per andare al nocciolo, poi ce ne saranno anche sì. Più artefatte sofisticate. Mentre una volta c'erano dei negozietti dove si trovavano delle cose banali, adesso cioè, o tu te lo sai fare, o c'hai il marito o il figlio che lo sa fare, poi è molto difficile reperire. Per esempio, i segnalatori luminosi, che per i sordi continuerebbero a servire anche adesso, anche se hanno impianto cocleare, perché comunque. C'è un effetto anche di distrazione, di essere occupati in un'altra sì. Cosa, eccetera. Non sono facili da trovare, oppure li vendono delle ditte di protesi carissimi, certo. E in proporzione, perché ho fatto un mini inchiesta, cioè in proporzione non sta nel cielo in terra, come appare che si illumina con il suo campanello, costi magari 100 euro. Ed era così. Sì. Manca. Cosa manca e cosa c'è? In questo settore secondo me manca, è venuto a mancare un livello di artigianato. Sì, no. Cioè, la cosa che prima era l'artigiano che te lo adattava, ma è l'artigiano che sapeva che, non so, magari lavorare in legno o cose di questo genere, o fare piccoli circuitini, eccetera. Adesso che è arrivato l'avvento dell'elettronica, questo livello di artigiani non è più in grado. No? Di, e poi di... non c'è la norma. Ma perché deve essere la norma? Perché un avvisatore luminoso deve essere la norma? No, spiegatemelo. Se usate in casa no. Eh? Se usate in casa no. Sì, sì, parlo di privati. Non parliamo dell'impianto che c'è in ospedale. D'accordo, però per esempio per la demotizzazione dei bambini, non so soldi. Demotizzazione dei bambini, demotizzazione. Cioè il bambino ha occasione di capire e associare che c'è un qualche cosa. Noi avevamo una cosa banale che aveva fatto fare scindere da qualche elettricista, che era un dado di legno che si illuminava nel momento in cui ti era collegato un microfono e in cui io mettevo delle vocali in certo suono. Io ci mettevo su questo anello che è grosso e facevamo e tutti i bambini tiravano fuori la voce. Non c'è più niente da tanti anni. Almeno che mio marito decida che ha voglia di farmelo, ma sì. Comunque allora non me lo ricordo poi fino a questo livello. Certo. Allora, lì dicevo appunto, quello che mancava sono due livelli, quel livello artigianale
E poi manca una fetta di mercato, di offerta. Cioè, non so se l'impressione mia che ho avuto è che la normativa italiana, questa cosa del nomenclatore, che abbia bloccato il tipo di dispositivi prescrivibili e i prezzi a cose assurde, perché le tipologie sono iper superate e i prezzi sono enormi, abbia fatto sì che non si sviluppasse un'offerta intermedia di cose più semplici a costo. Perché dico, io perché devo investire a inventare qualcosa di nuovo che possa essere adatto magari in quel tuo caso di studio, quando basta che io importi quel prodotto che c'è già da 20 anni collaudato e lo importo a 20 euro, lo vendo 200. Ma chi mi fa fare ad investire? Ci guadagno come un riccio. Fine. Fine della storia. Allora, lì, nella situazione italiana, secondo me è un casino per quello. Secondo me, ci potrebbero essere dei movimenti a cui agganciarsi. Tipo adesso stanno nascendo quei vari movimenti di makers, chi fa stampa 3D, chi fa... No, c'è anche qua... I Fab Lab, no? Cioè, tutti questi movimenti di hobbisti che in un certo momento si mettono insieme e provano a fare cose. Poi tante, 90% delle cose che fanno magari sono stupidaggini, ma magari perdono il tempo a fare stupidaggini perché non c'è nessuno che gli prospetta il problema dicendo, ma guarda che questa cosa qui, che c'è il dado con la cosa che vibra, riconoscere la vocale, cioè qualunque smartphone lo dice, lo fa. Compri, magari ce l'hai già, non devi neanche comprarlo, no? Semplicemente però lo devi collegare al dado, perché il bambino non è che devi dargli un ambiente, un film, diciamo così, presentarlo in un modo diverso. Ma questa cosa qui, cioè, è un progettino che non dico in una settimana, ma in un mese si fa. Poi lo fai come progetto, hobbistico, da lì ad andare sul mercato, c'è il problema poi di fare un business plan, di avere un'azienda che si specializza in questo tipo di prodotti e poi però chi li compra? Perché il problema è anche lato domanda di chi prescrive. Dico, io metto una firma, ti do quello, lo Stato spende 1500 euro per un comunicatore quando in realtà non serve a nessuno perché con lo smartphone fai esattamente le stesse cose, però io la coscienza ce l'ho posta, non pago io, e magari spendere 100 euro in più per l'accessorio allo smartphone non lo spendo perché lo dovrei spendere io di tasca mia. Ma questa è un po' la situazione che secondo me sta bloccando l'innovazione, perché soluzioni nuove le devo pagare di tasca mia e non sono sicuro che funzionino, poi magari non supporto eccetera perché sono fatte in modo più o meno hobbistico. Soluzioni supportate ufficialmente, che sono fuori mercato, quindi fanno sprecare soldi e tempo a tutti, non sono vecchie. Ma l'esempio classico che diceva sempre la dottoressa Nera, anche quello delle protesi acustiche passate, quelle di base passate sono quelle un po' più vecchie, mentre quelle, il paziente è tenuto a dare una cifra in più per avere quelle un po' più avanzate tecnologicamente, in più ci sono tanti ausili attorno che vengono venduti e poi magari, non lo so, ad esempio al supermercato le cuffie per la TV si trovano a 15 euro piuttosto che a 200. Certo, però non c'hanno il bollino. E dice, ma perché deve avere il bollino? Per esempio le sveglie che hanno un meccanismo di vibrazione devono essere certificate perché stanno sotto i cuscini e possono possono esplodere perché c'è il tritolo dentro, no? Sì, ma infatti, ma è assurdo. Perché adesso non è che dobbiamo fare politica qua, ma l'impostazione nostra è che se una cosa è giusta o non è giusta, se è da fare, se si può fare o no, lo deve dire una norma o un regolamento. Per qualunque cosa. Se il regolamento dice che lo puoi fare, lo devi fare così, punto. Da altre parti non è così. Ti ricordi quando siamo andati in Svezia e siamo tornati piangendo? Letteralmente, io piangevo. Anche dal freddo, però. Lì funziona in modo diverso. Lì c'è un team di specialisti. E questi specialisti dicono, per questa persona, la soluzione che serve è questa. Ci metto la firma sopra, con la loro professionalità, e quello fa fede. Il governo gli dice, ok, allora io ti do questo,
ti riconosco questo perché quegli specialisti che è il loro mestiere ti hanno valutato a 360 gradi e hanno deciso che questa è una soluzione per te, in barba a qualunque altra norma, regolamento, nomenclatore e pippa varia, no? Allora, se ci fosse una cosa così, sicuramente nascerebbero, no, degli stimoli anche a trovare e far crescere soluzioni diverse. Questo è il Moloch contro cui dobbiamo lottare, no? Però non facciamoci scoraggiare, siamo qui, le cose le possiamo fare sempre di nascosto. No, ma anche per tante soluzioni, come dicevi prima, siccome sono personali, bypassi il problema, noi in ambulatorio regniamo, no. Però a casa magari, esatto, col visore il ragazzino sordo che è diventato anche ipovedente gli è cambiata la vita, gli hai detto comprate un televisore, esatto, così sposare un capo, esatto. Cioè proiettare il monitor, il computer sulla TV. Sì, ma su una TV quella grande. Sì, però capisci, è sempre quel cavo non certificato dall'ingegneria clinica che uno lo puoi mettere. Non... Dimmi, dimmi. È anche un po' la società, nel senso che impone questo schema, questo protocollo, perché per fare un esempio, io ad esempio sono laureata in audioprotesi e ho lavorato un po' come audioprotesista e a me sarebbe piaciuto fare la consulenza e poi confrontarmi con qualcuno su quel che si poteva fare nell'applicazione poi dell'ausilio. Però purtroppo il percorso di applicazione era standard e ti dovevi anche tenere comunque alle regole dell'azienda. E invece sarebbe bello comunque che i professionisti si confrontassero. A me, ad esempio, affascina questa parte perché a me sarebbe piaciuto tanto, ad esempio, applicare l'ausilio. Lui è qui un po' per questo. Infatti cioè, è bello. Dovete uscire arrabbiati. È così. Il sapere che c'è qualcun altro, che tu conosci un problema, che c'è qualcun altro esterno che potrebbe potenzialmente risolverlo, beh, è un affrontare già in maniera diversa. Sì, ma sarebbe anche bello, non so, che tu due professionisti, non so, ad esempio io faccio la consulenza e dico a te servirebbe questo, e chi lo applica poi si attiene a quello che tu hai valutato, incrociando anche quello che tu vede. A me, ad esempio, sarebbe piaciuto tanto fare quella parte. Invece manca proprio anche la rete nel farlo. Sapete quali sono le parole più distruttive che sono in grado di distruggere qualunque cosa? Si era sempre fatto così. Io ho sempre fatto così. È ancora peggio. Alla faccia delle vie. Sì, sono d'accordo. Infatti io... È assurdo che non si riesca a fare qualche cosa, avendo le persone che lo vogliono fare e avendo le competenze, tutto sommato creando valore sul territorio. Perché se tu hai dei professionisti che sanno fare una cosa, sanno qui, allora vuol dire che, per dire, andiamo avanti un pochino sul tuo ragionamento, i soldi che caccia la famiglia non vanno a pagare un pezzo di una protesi che è stata fatta in India, ma vanno a pagare le ore di lavoro di professionisti che sono qua e crescono e si vanno a conoscere e ci mettono del loro per trovare le nuove soluzioni. Sì, tramite la protesi magari pagavano il professionista che la regolava o comunque l'applicavano, magari dietro al professionista sarebbe piaciuto, al professionista stesso sarebbe piaciuto conoscere la persona che aveva, non so, creato il circuito, aveva un attimo, sì, almeno sapere cosa c'era dentro, conoscere un po' le dinamiche, invece è sempre tutto molto settoriale, quello secondo me. Beh, banalmente, adesso scusami, non voglio interrompermi, voglio collegarmi, banalmente c'è l'ospedale Molinette, in questo caso, Città della Salute e della Scienza, che ha una necessità, tipo il dado che si illumina e che vibra, e ha quanti chilometri sono dalle Molinette a Politecnico? Sono 3, 4? Sono 5 fermate di metro. Esatto, c'è un Politecnico di Torino che è un gruppo di studenti, perché deve sviluppare un progetto, non sa che cosa sviluppare, basterebbe che l'università unito si parlasse con Polito. Ma banalmente. No, facciamo che la persona di unito parla con la persona di Polito, perché altrimenti se no. No, perché banalmente la televisione. Se io la forbisco e l'ho sempre usata poco, ma nel momento in cui accendo la televisione a mia mamma, che è molto anziana, poi scopro che le casse sono messe in un certo modo e che
e quindi lei non la sente perché... La sentono i vicini magari. La sentono i vicini perché lei tiene un volume mostruoso, ma anche perché non c'è nessuna regolazione che io profano posso fare. Cioè, il fatto di avere un occhio attento alla tecnologia che noi usiamo in modo proprio troppo banale, poi senza sapere alcune regolazioni, per ciascuna delle nostre persone assistite già sarebbe un quid in più. Sì, sì, non stiamo parlando di andare sulla Luna, stiamo parlando di usare cose che ci sono nell'ottica del risolvere i bisogni e non semplicemente di vendere pezzi. Cioè, con il discorso della televisione ci sono i sistemi di un theater per diamanti dell'alta fedeltà, dell'alta qualità, che si fanno tutte le casse wireless ovunque, le puoi usare in quel contesto lì. Cioè, il sistema c'è già. No? Poi uno dei trucchi è quello di riuscire a agganciarsi a prodotti che hanno già dei grossi volumi di mercato. Magari il mercato dell'intrattenimento, dei giochi, sì, allora perché vuol dire che li trovi facilmente, sono aggiornati, sono nuovi, costano meno, eccetera, eccetera, piuttosto che non andare sul mercato troppo specialistico. Poi magari ci manca il pezzettino, ci vuole qualcuno che ti faccia l'adattamento, e quello sì, questo bisogna poi crearlo, però, bisogna crearsi le relazioni e trovare soluzioni per far questo. Quindi, infatti, questa qua è la sintesi, no? Che avete scritto voi. Quindi, per ciascun bisogno ci sono soluzioni sul mercato. Anche al di fuori dell'ambito biomedicale, i costi variano a seconda di cosa sto cercando, ovviamente, soluzioni frammentarie e poi gli ultimi due punti, che è la difficoltà di personalizzazione e adattamento. Quindi c'è il prodotto che è standard fatto così, ho capito, ma di standard non esiste nessuno al mondo, per cui in questa mia esigenza io sono così fuori dello standard e non trovo nessuno che mi possa venire incontro. E poi servono spesso modifiche, adeguamenti, adattamenti alle mutate condizioni. Cosa che di nuovo si risolve tante volte tramite l'amico smanettone, ecco. Però chi l'amico smanettone non ce l'ha, o che magari c'ha da fare, oppure quella cosa lì specifica non la sa fare, dove va? Dove sbatte la testa? La risposta proviamo a darla, no? Inventiamoci qualcosa. Voi siete giovani, avete davanti tantissimi anni in cui potete rompere le balle. Cioè, perché poi è da lì che parte, cioè non può essere il primario a cui vengono le idee del reparto, ma siete voi che siete a contatto con le persone e giorno dopo giorno dire guarda che si potrebbe, si vorrebbe, magari pensiamo, proviamoci, eccetera. No? Perché avete un'esigenza, riuscite a vederla e magari qualche cosa si riesce a fare, poco per volta. No? Però non bisogna partire subito dicendo ah non si può, oggi non si può, domani te lo dico di nuovo, mi direi no, non si può, vediamo, io ho 30 anni di vita più di te, tu muori prima, vediamo se si stufa prima, no? Cioè, se ci sono delle inerzie interne. Chiaro che poi bisogna anche avere la volontà un pochino di, nelle strutture pubbliche è molto difficile fare qualunque cosa, ma perché, io ci lavoro in un ente pubblico, quindi so qual è la mentalità. Vabbè, ma questo l'avevamo detto a proposito della domotica, ma ovviamente vale in generale. Ecco, l'altra cosa è, parliamo di domotica, parliamo di tutte le, diciamo, queste tecnologie, fondamentale è il modo con cui la persona poi si interfaccia col sistema. E di nuovo sono esempi di danni enormi fatti dai tecnici, di cose concettualmente bellissime, praticamente dei mostri, dei disastri di usabilità, no? Allora, questa foto qua a sinistra era vera, l'ho presa io, non vi dirò mai dov'è, ma lo posso scrivere. Era un alloggio iperdomotizzato, cioè lì ci hanno messo tanti soldi, milioni, per fare un alloggio che fosse il top della domotica, con l'obiettivo di ospitare dei disabili per dei periodi. No? Tipicamente l'idea è quella, tu magari hai un incidente, hai un evento, sei in dimissione dall'ospedale, nel momento in cui sei in dimissione a casa tua non riesci più a vivere perché hai bisogno di adattare, eccetera. Allora, per un certo periodo hai un alloggio che già ha già tutte le accessibilità, tutta la domotica, eccetera, che ti possa servire, così da un lato hai un periodo tampone per adeguare casa tua, ma soprattutto dall'altro puoi sperimentare varie soluzioni, puoi capire di che cosa in realtà hai bisogno. Lodevolissimo, bellissimo. Peccato che con tutti i soldi abbiamo dato il carico a uno studio di progettisti che hanno detto ci metto dentro tutto, no?
tutto, ma tutto vuol dire qualunque porta, qualunque finestra era automatizzata. Automatizzata fino al punto che gli hanno tolto le maniglie. Per cui è vero che c'era il disabile, poteva comandare l'apertura della finestra dal bottone, però se c'era suo fratello in casa che è venuto a trovarlo, però capisci, ti senti in casa con la finestra chiusa, tu immagini, cacchio, capita un incendio, come faccio a uscire sul balcone? Perché non c'è la maniglia, no? Oppure, vabbè, allora io posso comandare da una stanza, tra una stanza e l'altra ho degli interruttori che mi permettono di comandare le luci di questa stanza, le luci di quell'altra stanza, le luci del balcone, la tapparella, la porta, la finestra, a fianco di ogni stipite delle porte c'era una cosa di questo genere, un mostro di questo genere, questo è tutto interruttore, no? Il classico blocco interruttore da tre che avete anche a casa vostra, questo è un capolavoro, sta. Perché vuol dire che immagino, a fianco di ogni porta ci sono 9 interruttori, 3, 3, 3. Poi sopra c'è tutta la mostra, no, quella su non c'entrava, però l'ha messo lì vicino lo stesso per disturbare, per confondere un po'. Allora, già io non so a casa vostra, quando c'è più di interruttori, tipicamente sbagli, sì. Ci sono, c'è. Allora immagina di averne 9. Immagino, poi, invece di averli messi così come tutti, li ha messi per così. E già uno dice... un attimo, no? E ci vuole un attimo in più a capire, ci sarà un motivo? No, non c'è un motivo. Le placche sono due grigie e una rossa. Allora uno si chiede, che differenza c'è? Nessuna, l'elettricista aveva quelle le piazzate a cacchio. Cioè, giuro, è così. E poi c'erano tutti questi cosi qui, i tasti neri, e la gente diceva, beh? Vediamo cosa succede. Allora, passo uno, beh? Si sono resi conto che la gente non sapeva usare queste cose, ovviamente. Allora, passo due, hanno detto, ma no, ma noi mettiamo le icone. No. Questo l'hanno installato in un secondo momento. A fianco di tasto ho messo una placca di plastica con delle iconcine scritte piccole, in bianco su rosso, proprio due colori ideali, che dovevano rappresentare l'azione fatta. Allora, questa qui sembra il disegno di una lampada, quindi probabilmente prendendo qua accendi la lampada. Queste qui sono due icone che sono la casetta con una porta aperta e la porta chiusa. Quindi attenzione che questo qui, il fatto che sia messo a sinistra la porta chiusa vuol dire che se questo tasto lo premi sul lato sinistro chiude la porta. La porta aperta è qua, vuol dire che se lo premi sul lato destro chiudi la porta. Allora, questo vuol dire che ogni volta che arrivi lì devi più o meno mettere a budget un minuto o due per ragionarci e poi sapere quanto... No? Sapete qual è la prima regola dell'usabilità di chi costruisce sistemi informatici usabili? La regola numero uno, la regola madre dell'usabilità è, c'è un libro che intitola così, don't make me think, non farmi pensare. Cioè, se una cosa è facilmente usabile, vuol dire che io riesco a usarla senza pensare a che cosa sto facendo. Perché viene naturale, perché è ovvio che tu devi fare quell'azione, è ovvio che devi spingere, è ovvio che devi tirare, è ovvio che devi alzare, che devi abbassare. Ogni volta in cui tu guardi qualche cosa e ti chiedi, ma aspetta un attimo, è di qua che devo schiacciare? Cosa significa questo? È già fallito, no? È già un ostacolo, sono già quei 30-40 millisecondi di ragionamento che si interpongono tra la tua volontà e la tua azione. Ti fanno perdere il filo, rendono faticosa l'interazione, eccetera, eccetera. E questo proprio l'apoteosi. Per cui alla fine, da queste icone, oltre che devi avere la vista ottima, ogni volta devi metterci a ragionare, il passo successivo è stato lo scopo. Per cui a un certo punto le persone che ci abitava lì hanno detto, senti, ci ho messo lo scotch sopra, questo non toccare, basta, no? Gli altri, allora questo qua è un disastro, ma dal punto di vista tecnico era fantastico quell'alloggio, peccato che non hanno minimamente pensato a chi doveva vivere dentro. Bisogna buttare via tutto e dire, ok, quando tu sei in quel luogo di cosa hai bisogno, non che cosa potresti fare, perché questo è come parlano i tecnici. Cosa si può fare? Cos'è che il sistema può fare? Ma chi se frega? Cos'è che la persona vuole fare in quel contesto? Questa è la domanda giusta da fare. Allora, c'è tutto il mondo della costruzione di interfacce utente usabili. Voi siete giovani, non avete vissuto la rivoluzione sull'usabilità dei sistemi. Cioè, i primi siti web, i primi dispositivi mobili, eccetera, era un casino, cioè... Adesso voi siete abituati a navigare su internet, ti registri a un sito, dopo 10 secondi lo sai già usare, senza leggere le istruzioni. Voi non sapete neanche cosa sono le istruzioni di una cosa, no? Non esistono più, ma non è che siete più intelligenti,
no? Della generazione precedente, è che i sistemi sono progettati molto meglio. Perché? Perché nel campo di internet o progetti un sistema facile da usare, o se no la gente non lo usa, fine. Ci sono 100 alternative gratis a distanza di un click, o il tuo è bellissimo e si usa subito, la gente capisce subito come funziona, o se no dopo 10 secondi di attenzione dice vabbè, non fa per me, chi se frega, non ho neanche capito cosa sia, via, chi se frega, dimentica, l'hai già dimenticato, perché ci sono già altri 10 dopo. Allora c'è stata una pressione selettiva fortissima per poter aumentare l'usabilità delle cose, perché in realtà l'usabilità è ancora un criterio di fallimento o di guadagno per l'azienda. Idem per gli smartphone, per i dispositivi mobili di questo genere. Però, e va bene, quello che volevo farvi passare è che non viene gratis, non è automatico, non è ovvio che le cose siano facili da usare. Ci vuole la testa giusta di chi le ha progettate nel modo giusto. Allora, questo passaggio culturale dobbiamo farlo arrivare anche negli altri settori, non in quei settori in cui naturalmente per mercato c'era, nel senso che semplicemente chi non era capace a fare le cose usabili è fallito nel frattempo, è finito, fine della storia. Quindi sistemi in cui devi dire ma per fare, che ne so, la carrozzina per mettere il blocco devi fare, schiaccia un bottone, tira due volte il joystick, muoviti un attimo di lato e poi, cioè, non hanno senso, no? Cose, sequenze di azione da imparare a memoria o configurazione, devi schiacciare il tastino dietro ma tenerlo almeno 3 secondi fino a quando non si accende la lucina dall'altra parte, cioè ci sono delle cose veramente assurde, no? Per cui tutto crea ostacoli. Allora il problema è trovare anche non solamente la soluzione, cioè la funzionalità dell'ambiente, del sistema, ma anche l'interfaccia più adeguata, più adatta alla persona, no? Per poter comandare quella funzionalità. Possibilmente un'interfaccia che usi qualcosa che hai già. Cioè, ad esempio, se io ho una carrozzina motorizzata col suo joystick e ho una casa domotica, la domotica della casa la voglio comandare dal joystick della carrozzina che ho già in mano. Non che arrivo di fronte al guido, arrivo di fronte alla porta, poi devo prendere lo smartphone che ho in tasca, aprire la porta e poi dopo riprendere il joystick, ma cosa siamo? Quindi sono tutte soluzioni in cui bisogna sempre pensare all'integrazione, bisogna pensare al punto di vista dell'utente, tutte cose banali, ecco, oggi stiamo facendo una chiacchierata di ovvietà, però le ovvietà messe in fila, messe in pratica, non sono, magari hanno un effetto, no? Sortiscono dei risultati. Dicevamo prima dell'allertamento, no? Dei non udenti, non vedenti, cioè io mi sono immaginato un caso molto semplice in cui, che so, suona il campanello. Allora, se io avessi un impianto domotico, far sì che quando qualcuno suona il campanello faccia suonare il cicalino, o viceversa, faccia lampeggiare un segnalatore luminoso, o tutti e due, non è neanche una questione di chiamare l'elettricista. Perché visto questa, la domotica è semplicemente un computer che controlla le cose, basta cambiare l'impostazione, la programmazione di questo computer. Quindi si può molto facilmente andare a personalizzare il comportamento di un ambiente sulla base delle esigenze che magari sono cambiate. Senza andare a fare interventi. Cioè, c'è anche poi un problema, la domotica nasce per quello, non tanto per automatizzare una cosa, ma per rendere flessibile l'evoluzione delle funzionalità. Quella casa lì famosa di cui ho fatto vedere prima, questa cosa qui non l'avevano pensata. No. Ma tra l'altro non ti serve neanche, volendo, mettere un avvisatore luminoso. Perché tanto quell'alloggio lì, le luci, già le controlla lui. E allora fai lampeggiare la luce, direttamente. Senza aggiungere qualcosa in più, chiamare il tessista, tirare un filo. E poi quella roba in che stanza la metti? Tutte in una? I lampadari già ci sono e già li controlla il sistema. Si tratta di configurarlo in modo che quando qualcuno preme il campanello, suona il telefono, lampeggiano le luci di tutta la casa, ad esempio, oppure di una stanza dove c'è il sensore di presenza che capisce che c'è una persona. Cioè, le soluzioni ci sono. Si tratta di avere un sistema e via software programmarlo. Ok, magari non siamo capaci a farlo noi, chiameremo qualcuno che ce lo fa, ma non vuol dire chiamare un muratore. Questo è diverso, proprio a livello di costi e di tempi di intervento. Quindi queste soluzioni verso cui andiamo devono essere il più possibile facili da usare e flessibili
da modificare, da configurare, da programmare. Questo abbiamo provato a farlo quando ci eravamo appunto occupati di eye tracking, in cui appunto in quella casa abbiamo provato a costruire delle interfacce d'uso che fossero magari diametralmente opposte rispetto a quegli interruttori. Quindi questa qua è la stessa alloggio in cui ho preso la fotografia che ho fatto vedere prima, l'avevamo sviluppato una semplicissima applicazione, adesso è brutta perché è stata fatta 10 anni fa e quindi la grafica è un po' cambiata, in cui si comandavano, che ne so, luci tapparelle direttamente dallo smartphone collegandosi all'impianto domotico della casa. Ecco, le vedete, gli interruttori? Altri, non è, sono un'altra porta, non è quella, però in ogni porta c'era il suo bel... questo l'abbiamo fatto con uno smartphone, ma abbiamo anche pensato a una persona magari che avesse difficoltà di momento più gravi e quindi provare a usare un puntatore oculare per comandare le stesse funzionalità. Questo c'è un filmato in cui abbiamo, tra l'altro è stata una tesi di laurea questa, di un ragazzo che sta ancora lavorando con me adesso, e in cui ha fatto un'interfaccia utente in cui c'è la piantina dell'alloggio, le varie funzioni comandabili, e guardando la stanza, poi si zoom, ti fa vedere il dispositivo all'interno della stanza, zoom sul dispositivo, lo comandi, quindi con 3 occhiate riesci a comandare qualche cosa e in questo modo, adesso lui è seduto, guarda la stanza, fissando la stanza per un secondo compaiono gli oggetti all'interno della stanza, scegli la tapparella, poi a destra la freccia in alto e la tapparella, no, se è in basso e la tapparella scende, no? Quindi l'audio no, tanto l'ho tolto anche l'audio del video, tanto c'era solo scritto, diceva solo tapparella chiusa o qualcosa del genere. Quindi combiniamo le cose. Sono vari pezzi, c'è l'ausilio, c'è il puntatore oculare, c'è l'impianto domotico e c'è di mezzo un'intelligenza che li collega per rendere una certa funzione accessibile. Un altro capitolo, un altro episodio, ma di questo dico poco perché in realtà abbiamo già parlato. Solo per dire che io ciò che sto facendo qua è il primo tentativo, il primo che sono riuscito, in cui sono riuscito a infilarmi dopo anni, in cui provavo a fare il tentativo inverso. Cioè io ho tenuto per 5 anni un corso al Politecnico, al primo anno, che era un corso a scelta, che poteva essere scelto da tutti gli ingegneri. Avevo 200 studenti all'anno, quindi in 5 anni sono passati 1000 studenti. E il corso si intitola, perché in realtà esiste ancora, ma adesso lo fa un altro professore, non ce la facevo più a fare anche quello, perché è stato il quarto corso che facevo all'anno. E quindi non ce l'ho più fatta, l'ho passato a un collega. Comunque, quel corso esiste ancora, continua ancora, e l'idea di quel corso era prendere dei futuri ingegneri e raccontargli qualche cosa sul mondo dell'agibilità e sul mondo degli ausili. Esattamente il contrario di ciò che sto cercando di fare con voi oggi. No? Perché? Ma perché? Per cominciare a formare delle persone che un pochino avessero l'orecchio allenato a sentire queste cose. Io dicevo la prima lezione, se tu andrai domani a fare l'ingegnere edile a progettare un ponte, o l'ingegnere civile a progettare un palazzo, o un ascensore, o l'ingegnere informatico a progettare un sito web, o l'ingegnere elettronico a progettare un dispositivo, un telecomando, ecco, sappi che tra i tuoi utenti c'è uno spettro di funzionalità, uno spettro di capacità molto più ampio di quello che immagini. E allora se dentro mentre lo progetti, progettarlo meglio non ti costa niente. Progettarlo male e poi modificarlo dopo è impossibile. No? Quindi io quello che ho cercato di fare, e spero che su queste 1000 persone, almeno su qualcuno, qualche decina, qualche centinaio, non lo so, di aver messo un tarlo qua dietro, dicendo attenzione che ogni volta che progetti qualcosa devi sempre pensare l'aspetto dell'accessibilità di quella funzione, di quell'oggetto, di quella struttura, qualunque cosa andrai a fare quando farai l'ingegnere da grande. No? Questi erano studenti al primo anno, quindi in realtà non sapevano ancora niente di ingegneria, erano appena usciti dalla scuola superiore. Però magari da grandi si ricordano qualche cosa. E con la stessa cosa sarebbe bello farla con voi, darvi un pochino un tarlo inverso che dica guarda che di fronte a un problema magari c'è una soluzione tecnologica. E allora voi mai che poi incontrandosi per strada i due tardi si riconoscano, no? E poi nascono cose, ecco. Questo è un po', secondo me, quello che noi come enti, dicevamo, Politecnico e Università, magari possiamo cominciare a fare
poco per volta, no? Vabbè, poi non entro nel dettaglio di quello che facevamo a quel corso. Un altro esempio, sempre di questa volta un esempio molto pratico, no? Ci siamo chiesti, ma adesso ci sono tutti gli smartwatch, ma a cosa possono servire? Allora, oltre a fare il film, ma allora vi ho detto, beh, la risposta alla domanda che cosa possono servire non ha risposta, perché è troppo generica, troppo vaga. Allora, deve darmi un contesto, che cosa posso servire a casa, che cosa posso servire in auto, che cosa posso servire sul posto del lavoro, che cosa posso servire in una casa di riposo, eccetera, eccetera. Allora, in ambienti diversi, in contesti diversi, magari trovi delle funzionalità che possono essere utili. I sistemi ce ne sono tanti, no? Anche soluzioni ce ne sono tanti. Quello che abbiamo provato a fare è seguire un approccio, di nuovo sempre partendo dagli utenti. Conoscevamo delle persone della cooperativa Frassati, che gestisce un certo numero di non so se si chiamano ancora RAF o forse ha cambiato la regione nella denominazione. Cioè delle RSA. Non erano RSA. Erano RAF. Residenza assistenziale flessibile si chiamava. Sì. Però mi hanno detto che forse la regione ha cambiato la denominazione. Fa lo stesso. Erano delle residenze dove c'erano poche. Residenze in cui c'erano le persone non autosufficienti. Ad esempio noi avevamo lavorato in tre, in una c'erano disabili motori, in altre due c'erano disabili cognitivi. No? Che però erano in condizioni relativamente di salute, no? Per cui semplicemente aveva bisogno di un'assistenza minima per il movimento, per la pulizia, insomma, il pranzo, eccetera, eccetera. Quindi era una sorta di comunità, no? In cui vivevano queste persone, con alcuni, di solito erano educatori, veniva un giorno al mattino l'infermiera e un po' qua. Quindi tutto sommato un'assistenza di tipo, tra virgolette, leggero. E allora abbiamo pensato, in quel contesto lì, cosa potrebbe fare uno smartwatch? E allora, al di là della soluzione che abbiamo trovato, che giochino che siamo fatti per noi, per divertirci, va bene, per pubblicare due articoli, far lavorare i tesisti, va bene, ma l'approccio che mi interessa raccontarvi. Cioè, noi non abbiamo detto, ah, c'è questa cosa qui, inventiamoci un sistema, che ne so, attraverso cui, che cacchio ne so, il disabile o l'ospite può scegliere il menù del giorno, oppure vedere la prima cagata che ci poteva venire in mente. Noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo detto, abbiamo preso un appuntamento e abbiamo detto a chi c'era, gli educatori, gli infermieri che lavoravano lì dentro, raccontateci com'è la vostra giornata. Raccontateci cosa fate. E poi raccontateci quali sono le attività della vostra giornata che vi danno più stress, che vi creano più problemi. E noi cerchiamo di trovare una soluzione a quei problemi lì, che vengono da voi. Siamo partiti dall'educatore, non dai pazienti, poi i pazienti ci arriviamo dopo. E alla fine quello che è venuto fuori è che la preoccupazione principale era che ci fosse un ospite della casa che aveva bisogno e loro non potessero accorrere immediatamente. Che so, un paziente con problemi cognitivi che durante la notte ha un attacco epilettico. Loro dicono, noi facciamo la ronda ogni mezz'ora, però mezz'ora è lunga se stai male. E questa persona non può chiamare. Oppure raccontavano, c'era uno, un disabile motore in carrozzina, però abbastanza mobile, eccetera, un giorno è andato in giardino, perché era libero, si è ribaltato. E lui chiamava, ma da dentro non sentivano, perché c'erano le porte chiuse. E quindi si sono accorti che lui era caduto all'ora di cena. E è stato tutto il pomeriggio ribaltato in mezzo al giardino a chiamare, nessuno... Quindi... Cosa di questo? L'altra cosa è, dice, chi fa il turno di notte è solo. Allora, l'educatore che fa il turno di notte da solo, dicevano, io, se sto male io, cosa capita? Che non riesco magari a avvisare, non riesco magari a telefonare, e ci sono queste 15 persone che rimangono abbandonate per tutta la notte fino a che non arriva il turno del mattino dopo. Allora, ciò che abbiamo studiato è un semplicissimo sistema di allertamento. Qualche cosa che attraverso l'orologio, o tu puoi premere un bottone dicendo ho bisogno, oppure semplicemente lui si accorge se sei caduto, oppure se hai troppe vibrazioni, quindi tipo un attacco epilettico o cose di questo genere, e nel caso lancia la chiamata al caregiver, che è una sorta di campanello, no? Solo che il campanello non sempre lo puoi prendere, o non sempre sei nel luogo in cui lo puoi prendere, o sei nelle condizioni fisiche da poterlo prendere. Allora abbiamo usato queste tecnologie più, diciamo così, moderna, che dentro il marco c'è l'accelerometro, c'è il collegamento alla rete, eccetera, eccetera, e quindi usi quello, che è tra l'altro un oggetto comune,
per andare a misurare, a rilevare una condizione di problema. La stessa cosa, l'altra cosa che ci hanno raccomandato questi educatori è: uno, non date tecnologia ai pazienti, che ve la spaccano. Cioè, magari c'è il tizio che ha problemi cognitivi, a un certo punto prende pam, 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 e qualunque cosa gli dà in mano, allora deve funzionare. Un orologio robusto non riescono a rovinarlo più di tanto. E due, non datemi un'altra cosa da tenere, perché c'è già il mio camice in cui sono appese le chiavi e le altre chiavi e il cellulare e il cordless e non c'ho più tasche, no? E quindi fate qualcosa che non mi dia anche le mani, poi mi servono per lavorare. Ecco, molte delle soluzioni che ci sono in informatica medica sono assurde, cioè non puoi pensare che in corsia la gente usi un computer, ma le mani gli servono per mettere sul paziente, per guardare, per toccare, per prendere gli strumenti, non per prendere il mouse, no? Quindi molte soluzioni belle sulla carta, ma poi nella pratica non tengono conto di quello che è la quotidianità degli operatori. Ho un sistema, che ho dato all'inizio come definizione di intelligenza ambientale, ho un sistema, ti aiuta nelle cose che fai tutti i giorni, ma se no non lo voglio. E allora, tanto per farla breve, abbiamo provato questa cosa, abbiamo implementata, piccolo lavoretto, abbiamo poi provato, fatto dei test per vedere se funzionava. E vabbè, poi è piaciuto, non è piaciuto, questo è il meno. No? Quindi abbiamo creato interfacce, creato sistemi, ma queste cose qua si possono fare. Cioè, se c'è un'esigenza, se c'è la pazienza di andare a ascoltare, intercettare questa esigenza, poi una soluzione si trova. Poi questo era un prototipo, un test, abbiamo fatto il test, abbiamo smontato, finito. Cioè, non è, come università non interessa venderti il sistema, cioè io non vendo niente. No? Però questo è un tipo di approccio che si può adottare in questo caso nella struttura, quindi una struttura può anche valutare delle cose un pochino più ampie che non una singola. In questo caso c'era uno smartphone che si collegava al wifi della struttura, per cui il paziente ha bisogno di un attacco epilettico, lo smartphone se ne accorge. Ma lo rileva con dei sensori. Dentro c'è un accelerometro. Dentro l'orologio, perché quando voi avete il Fitbit che vi conta i passi, come fa a contare i passi? Conta l'accelerazione dei movimenti. Allora, quella stessa informazione, se è così sto camminando, se è così sono i casini. Allora, sta cosa qua si fa. È banale, così. È possibile. Da seduta a terra in pochissimi secondi, vuol dire che sono caduto. Cado, accelerazione forte, e poi più di niente, sono caduto. Addirittura c'era un'azienda qua di Torino che fa un orologio di questo genere pensato per gli anziani, che dentro riescono a riconoscere se una persona cade attraverso anche l'accelerometro, va bene, un barometro. Barometro con la pressione dell'aria, no? Perché la pressione dell'aria dipende dall'altezza e questo barometro ha la precisione di un paio di metri. Quindi riesce a capire se sono qui o se sono qui, perché la pressione dell'aria qui è diversa che qui. Dici, ma non è possibile, invece ci riescono. Perché è preciso con lo strumento. Quindi anche loro, io mai avrei pensato di pensare al barometro, se vado in montagna, sì. Invece no, riescono a rilevare variazioni anche di pochi metri. E gli orologi si collegavano allo smartphone? In questo caso si collegavano allo smartphone, che mettevamo sotto la carrozzina del paziente, attaccato alla batteria della carrozzina, e lo smartphone ai wifi della casa. Poi dietro c'era un computerino che raccoglieva tutte queste informazioni e mandava gli allarmi allo smartphone dell'infermiere, che però gli suonavano anche lui aveva un orologio e suonava sull'orologio, per cui lui diceva: ah, il paziente tale d'Italia ha bisogno. Lui premeva un bottone del tipo accetto la chiamata, poi però la chiamata rimaneva attiva fino a quando tu non andavi vicino e premevi il bottone sul corpo del paziente. Una cosa semplice: se per caso non andavi in tempo, lui rilanciava la chiamata a un altro operatore. Cioè, la tesi di una persona è stata questo lavoro qua, no? Però si possono fare queste cose. Quindi no, di aspetto medico non c'è nulla, quindi non è bisogno di certificazioni, non è bisogno di permessi, tutto batteria, quindi non è neanche bisogno di tirare dei fili elettrici, eccetera. Sono cose che si fanno tranquillamente. Si possono fare tranquillamente. Ce n'è di tutti i prezzi, vai dai 150 in su. Però a quel punto dovrebbe magari essere una struttura che inserisce i meccanismi, diciamo l'orologio
te lo dà in dotazione, sì, non devi averlo tu, sì, quel caso sì. Poi, sai, una volta che hai l'infrastruttura puoi anche fare altre cose sopra, eh. Cioè, il fatto che ci sono i braccialetti per chi fa sport, che ti rilevano il battito cardiaco, magari può essere utile, anche, non dico che sostituisca la visita medica, ma perlomeno come segnale di primo allarme. Guarda che questo qui sta andando verso la bradicardia, c'è problemi di alimentazione, c'è problemi di movimento, magari perché se hai l'anomalia le puoi rilevare. Quindi magari lo stesso strumento ti può poi servire a varie funzionalità diverse. Una delle difficoltà che si trovano è che gli strumenti, gli oggetti che sono sul mercato sono molto chiusi. Cioè se tu provi a prendere il braccialetto della Fitbit, che ha già tutti i sensori che ti servono, i suoi dati non te li lascia leggere. Lui li legge, li puoi vedere sull'applicazione del telefono, qui i dati che vuole lui te li fa vedere, te li puoi scaricare dal sito il giorno dopo, non tutti, ma in tempo reale, se io adesso voglio sapere dal mio programma, avere un mio programma che vada a interrogare il braccialetto e dirmi senti adesso quant'è il battito cardiaco, non te lo lasciano fare. È perché il loro modello è quello, loro lo vendono per un certo, l'hanno chiuso, il sistema lo potrebbe fare, ma loro l'hanno chiuso, l'hanno blindato in modo da non permettere di farlo. Anche questo però, sai, le aziende, sono tutte aziende che se hanno un certo numero di clienti che gli chiedono una certa cosa, prima o poi la fanno. Quindi, di nuovo, sta a noi chiedere, rompere scatole. C'era una startup l'anno scorso da cui volevamo comprare un braccialetto che invece pensato proprio in modo aperto, dicendo magari non era, non si chiamava Angel Sensor, diceva e poi è fallita. Non mi ricordo se poi ne parlerai, ma a me piacerebbe far vedere, se tu avessi tempo, qualche progetto sì. Dei tuoi studenti. Sì, 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 sì. No, per esempio c'era per quei malati di Alzheimer, c'era quell'idea. Sì, 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 ne parlo. Ecco, questo qua ad esempio è un altro lavoro che ho fatto da un gruppo di studenti su un concetto di uno smartphone per anziani, che c'è questa società Kerte, che è una società qua di Torino, che già adesso ha un sistema basato su un orologio, quello che dicevo, no? Sull'accelerometro, eccetera, il barometro. Con questi studenti hanno provato a studiare quale che poteva essere un'evoluzione del sistema che funzionasse anche fuori casa, perché il sistema attuale funziona solamente in casa perché deve collegarsi a una centralina che c'è in casa. Però è un sistema che è stato progettato 10 anni fa, quindi in qualche modo stanno pensando di riprogettarlo in modo un pochino più, che si appoggi su uno smartphone e non sulla centralina e cose di questo genere, no? Quindi attività ce ne sono e tutto sommato per dire ci sono anche aziende qua vicino a casa nostra che fanno cose simili. Quindi usciamo di casa e proviamo un po' ancora due cose vi dico, vi racconto. Una è questa. A un certo punto ci siamo chiesti, nel mondo dei videogiochi, che è un mondo molto ampio, e soprattutto poi se pensiamo ai bambini, no, può essere uno strumento molto importante per riuscire poi ad agganciare, a comunicare con loro, a farli divertire, anche poi insegnargli delle cose. Ci sono c'è un mondo, ok? Un universo, e giochi molto dinamici, no? Dal Super Mario alla battaglia, eccetera, eccetera. Se andiamo a vedere i giochi che ci sono accessibili, e ci mettiamo in questo esempio, in questo esperimento, ci siamo messi in un contesto molto specifico di bambini che possono in grado di usare solamente un tasto, no? Valentina ve l'ha fatto vedere questi tipi di utili, no? Se andate a vedere quali sono i giochi che esistono, che si possono usare con un tasto solo, sono tristissimi, c'è una cosa terribile, no? Cioè, tu premi il tasto e c'è la figurina che lancia il pallone e quello può andare in porta o no, ma non dipende da te se va in porta o no, è a caso. No. C'è un gioco causa-effetto banale. Oppure puoi avere giochi a scansione, no? Tipo, il memory. Ecco, hai le tessere del memory, si accende un'altra volta, quando il cursore è su quella che vuoi, premi il tasto e lei si gira. Capito? Però dopo che hai giocato 17.000 partite a memory, forse vorresti anche qualche cosa di diverso, no? Quindi ci sono tutti i giochi poco coinvolgenti. Allora noi ci siamo chiesti, ma perché non si possono immaginare delle tipologie di giochi
dinamici, anche quindi colorati, con i suoni, con gli oggetti che si spostano, si muovono, devi uccidere, eccetera, basati però accessibili a un tasto solo. Su questo lavoro c'era lavorato una persona e alla fine abbiamo preso dei risultati che erano di un gruppo di ricerca inglese che avevano sviluppato un concetto basato sul tempo, sugli orologi. E ad esempio questo qua è un giochino che abbiamo fatto con dei trial anche con dei bambini nel laboratorio di Dato 1. Praticamente se tu hai un gioco con tanti elementi che si muovono, in questo caso erano delle coccinelle, queste erano ferme, serviva per allenamento. Questo è il gioco vero, sono degli alieni che scendevano, tipo Space Invaders, no? Quando arriva sotto perdi la vita, quando l'alieno e devi uccidere. Allora, ogni elemento aveva associato un orologio. Questi orologi girano tutti alla stessa velocità, ma sono su ore diverse, sono sfasati. Ok? Allora, tu se vuoi far saltare la coccinella verde, devi premere devi premere il tasto quando l'orologio vicino alla coccinella che vuoi far saltare scocca la mezzanotte o il mezzogiorno. Quando la lancetta, c'è la lancetta rossa che è sempre ferma e quella nera che gira. Quindi può sembrare strano avere tanti orologi sfasati, ma in realtà te non te ne accorgi neanche, perché tu dici, io voglio uccidere questo, allora guardo lui, sto solo guardando lui, devo solo concentrarmi su quando quell'orologio lì arriva al 12, e allora premere. Che cosa facendo gli altri orologi non ti interessa, non stai neanche guardando, no? Non ti disturba l'attenzione. Allora, così facendo, non importa se gli oggetti si spostano, si muovono, compaiono, scompaiono, come invece in un'interfaccia scansione non potresti fare. Non puoi avere un'interfaccia a griglia e dire, poi stanno scendendo, quindi mentre va la scansione lui si sposta, cacchio, ho perso tutto, no? Non si può. Invece qua, semplicemente, ogni oggetto ha il suo controllore e è sempre un concetto di scansione, ma è flessibile. Che la comando io. E quindi siamo riusciti a fare il giochino dei Space Invaders accessibile ai bambini, poi tra l'altro puoi regolare la velocità dell'orologio, quindi se è più o meno abile, il bambino che abbia, diciamo, un tempo di latenza più o meno alto riesce in qualche modo a catturarlo, no? Tra l'altro poi c'è un meccanismo anche di giambiguazione, per cui è stato premuto il bottone, vedete che questi due orologi erano uno appena prima del mezzogiorno e l'altro appena dopo. Allora quando lui ha premuto il sistema non è stato in grado di decidere se lui voleva l'uno o l'altro. Allora li fa diventare entrambi gialli per dire, guarda, secondo me è uno di questi due, premi ancora, così, e per farti premi ancora ti metto gli orologi più distanti, e a quel punto scegli tra quei due e sei sicuro di non sbagliare. Quindi, trucchi di questo genere, e abbiamo creato una serie di giochini, questi due li abbiamo usati per fare i trial con dei bambini, li abbiamo poi anche usati in alcuni eventi pubblici, tipo la notte dei ricercatori 2 anni fa, in piazza, facendo giocare i bambini. Ecco, qui abbiamo scoperto una cosa molto bella: bambini in piazza, normali, non disabili. È ovvio che il bambino che giocava col tastone rosso non è che, magari c'era il bambino più piccolo, con i 3 anni, 4, che trovava un gioco facile per lui e ci giocava. Bambini più grandi chiaramente non erano molto interessati a quello, però abbiamo trovato un'altra modalità di gioco, perché basta poco. Praticamente funzionava così, adesso non ho portato l'oggetto, no? Però ci sono dei circuitini che si comprano, roba da 20 euro, sì. Ma ci sono i vari tipi, che tu colleghi al computer e ti permettono di emulare un tasto, un bottone, semplicemente chiudendo un circuito elettrico. Quindi c'è una schedina, tu la metti qua, poi escono due fili, quando i fili si toccano, quando passa corrente, lui emula, non so, l'invio, lo spazio, il click del mouse, quello che vuoi. Allora, come abbiamo fatto? Abbiamo preso un filo e facciamo giocare due bambini per volta. Un filo teneva in mano, con un braccialetto metallico lo teneva in mano. L'altro bambino teneva l'altro braccialetto in mano, ok? E quindi noi abbiamo un circuito elettrico che però non è chiuso perché... E lo chiudiamo così. No? Per cui due bambini giocavano insieme, dovevano coordinarsi, era molto bello da vedere, perché loro erano concentrati sulla cosa, dovevano mettersi d'accordo su quale alieno uccidere, capire il momento giusto di toccarsi per poter uccidere l'alieno. Quindi un gioco banale, un gioco cooperativo, in cui anche appunto bambini più grandi trovavano, un gioco molto semplice, pensato per bambini piccoli, loro riuscivano anche più grandi a trovare una sfida. Allora noi ci siamo anche immaginati, questo, se si divertivano due bambini da grandi, immaginate due fratellini di cui uno è disabile. Cioè, possono giocare insieme.
non è il bambino normale che fa giocare il fratellino sfortunato, che è uno schema che mi fa sempre male ogni volta che ci penso, no? Ma giocano insieme e si divertono entrambi, perché si sono studiate delle modalità diverse. Tra l'altro, questo circuitino qua che collega a farsi scaricare il tasto, quello detto che costa 22 dollari, c'è quello da 50 che ha più tasti possibili. E adesso è uscita la versione per scuole, qui ce ne sono 20 dentro, a un prezzo, non c'è ancora scritto, ma addirittura, quindi su volumi. Pensate quanto costa un tasto? Gli hai detto? 70 euro. Più la centralina per poterlo collegare al computer? 120. Cioè, 200 euro, te ne compri 20 di quelli. Ma dai. Certo. È così. Addirittura questi sensori li puoi collegare alla frutta, alla plastilina, e tu basta. Tocchi la banana e suona. Tocchi la banana e uccidi il mostro. Cioè, ho visto un gioco adattato, tipo Fruit Ninja, avete preso Fruit Ninja, no? Che comandava, era semplificato, però per me tu dovevi se toccavi la banana veniva, la tagliava, no? Quindi anche quello, giochi semplici, però per certi tipi di bambini, soprattutto poi, cioè, per farli cogliere certi concetti, causa effetto, la frutta, non la frutta, sono soluzioni tra l'altro che appunto riesci a costruirti in casa e ti danno ciò che magari i sistemi completi, certificati, non ti danno. Il sistema certificato finisce lì, una volta che sono venduto, a loro non interessa come lo usi. Invece ci sono sistemi che sono pensati proprio per giocare, no? Per essere assemblati in modi diversi. Addirittura in quel kit lì, non so se in quel kit o un altro, se del Makey Makey, c'è una matita. Ah, è bellissima quella matita. C'è una matita che lascia, tipo è presente un evidenziatore, qualcosa di questo genere, che lascia un inchiostro che conduce l'energia elettrica. Per cui tu puoi fare un disegno e quando tocchi il disegno, oppure quando ci appoggi una monetina sul percorso che hai disegnato, si accende la lampadina, fa un'azione, eccetera. Quindi lì in realtà puoi immaginarti cose stupendo. Cioè, veramente è una fantasia, no, che ti manca. Vabbè, poi su questo abbiamo anche provato a fare cose un pochino più evolute, tipo un gioco educativo, tipo il gioco impara grande e piccolo, quindi devi scoppiare i palloncini partendo da più piccolo a più grande, oppure hanno dei numeri dentro, quindi devi scrivere i numeri in ordine crescente o decrescente, oppure devi scrivere una parola, quindi A, B di tre lettere, prima di far scoppiare l'A, poi la P, eccetera. Sempre lo stesso meccanismo degli embedders, no? L'orologino. Oppure un gioco... Questo è un labirinto, sei due mostri, pensato per due giocatori, due mostri, un giocatore usa il tasto e l'altro usa la tastiera normale. E, l'obiettivo è trovare l'uscita da questi labirinti. Giocano insieme, quindi tu passi il livello se entrambi i giocatori hanno raggiunto, ciascuno ha un punto di partenza e un punto di arrivo. Non ci sono mosse, non è che devo fare una mossa io e una mossa a te, è libero il gioco ad esempio, però ci sono alcuni livelli in cui per raggiungere, affinché il giocatore giallo possa raggiungere il punto d'arrivo, deve farsi aiutare dal rosso, che deve essere in una certa posizione, altrimenti lui non può passare. Quindi devono riuscire a trovare una strategia di vittoria di nuovo in modo collaborativo. Due bambini di cui appunto le capacità motorie non contano, non importano, perché sono comandabili facilmente attraverso un tasto. E quindi questo è un gioco dove i livelli più alti non so risolvere, però ho fatto 40 livelli, cosa del genere, 33. Però che possono, se vogliono, possono. Sono scaricabili questi. Da questo indirizzo ci sono e si potete scaricare. No, ci chiedevamo se erano versioni demo, no? No, sono versioni diciamo incomplete, nel senso che sono il risultato dei lavori nostri, quindi magari hanno dei difettucci eccetera, ma non è la demo di qualcosa che poi ti voglio vendere, cioè è un gioco completo, fin dove ci siamo arrivati, usabile tranquillamente. Se lo usate e avete dei suggerimenti, se conoscete qualcuno che vuole portare avanti, io gli regalo. Cioè, se andate a parlare con un paio di aziende dicendo guarda, vedo tutto, continuate a svilupparlo, non ancora trovate nessuno interessato, però trovate qualche amico magari che ha voglia di darsi da fare, che sappia programmare, voi sapete dare l'idea su quali sono le dinamiche di gioco che possono essere utili, qua è tutto gratis. Ma anche perché mica ci guadagniamo da questo, cioè.
ci guadagniamo se la cosa prende piede e si riescono poi a fare delle cose più grandi tutte insieme. Questo è già fatto vedere. Ecco, l'altra cosa che vi chiedeva Valentina di raccontarvi. Se riuscite a rimanere ancora 5 minuti mi fate felice, grazie. Sarà ve lo chiedo. No, sì, ma... no, mi fa piacere perché questa è una parte. No, che... allora questa qua è un'altra cosa, c'entra meno. È un, ma alla fine c'entra, sembra centrare meno all'inizio, è un altro corso che io faccio al Politecnico che si chiama Ambient Intelligence, io ho iniziato parlando di Ambient Intelligence e lo faccio con i miei studenti, ho circa 70 studenti all'anno di questo corso qua, è un corso molto di laboratorio, cioè studenti quasi tutti ingegneri informatici o elettronici, studiano al terzo anno della triennale e durante il corso devono sviluppare un progetto. Quindi devo partire buttando un'idea, lavorano a gruppi di 4 persone, ciascun gruppo deve proporre un'idea e durante il corso devono sviluppare un progetto che funzioni di ambiente intelligence, quindi che abbia della sensoristica, che abbia dell'attuazione, che abbia dell'intelligenza, eccetera, e poi dimostrarlo. All'esame lo devono dimostrare. Cioè non è fatto l'esame scritto, le domande, eccetera. Vengono lì in laboratorio e dicono adesso fammi vedere cosa hai fatto. Me lo racconti, mi spieghi come funziona e me lo fai vedere. E fai la demo funzionante, cosa che è un po' rivoluzionaria, nel senso che di solito basta che tu scriva bene sulla carta, invece no, non mi piace e non mi basta. E questi negli anni, questo corso adesso siamo arrivati alla quarta edizione, e ogni anno abbiamo una quindicina di gruppi diversi che fanno progetti diversi, e alla fine dell'anno, no? Cioè adesso... Per dire, questi sono i progetti dell'anno scorso, sono, ciascuno di questi quadrini è il sito web fatto da quel gruppo che ha sviluppato un progetto, progetti molto diversi, no? Che hanno, l'anno scorso il tema, che, ogni anno è un tema diverso, il tema dell'anno scorso era salute e benessere, il tema di 2 anni fa era smart campus, l'università, il tema di quest'anno è sostenibilità, e quindi così ogni anno cambiano un po', altrimenti copiano i progetti dell'anno prima. No. E qui salute e benessere sono andati dalla la donna incinta stressata al neonato se dorme bene all'anziano che è in casa propria con un inizio di demenza e quindi non sa più cosa deve fare, deve gestire i momenti pericolosi, al gestire le piante quando sono fuori casa, cosa c'è d'altro, insomma, cose di questo genere. La stanza rilassante. Ah sì, questa qua, la stanza che ti misura i parametri psicologici e cerca di cambiarti il contesto. Questo qua giallo era quello sulle allergie, quindi ti misura le allergie e capisci se devi aprire le finestre o chiudere, se è meglio se le apri o se le chiudi perché secondo te degli inquinanti fuori e l'allergia dentro, il livello di temperatura, cioè cose di questo genere. Tutte chiaramente fatte in laboratorio, però con concetti di questo genere. Quindi abbiamo questi ragazzi che lavorano, si fanno i gruppi. La prima metà del corso devono progettare, quindi capire cosa fare, la seconda metà farlo. A metà del corso devo fare una presentazione pubblica in cui faccio venire in aula, invito le aziende a venire a sentire, a fargli domande, loro devono imparare a presentare di fronte a delle persone esterne la loro idea di progetto. Poi lavorano in laboratorio, fanno cose, e allora dicevamo prima con coda, con dei circuitini, queste sono le schedine che si chiamano Raspberry, questi sono dei altri circuitini più piccoli, si chiamano Arduino, che sono pensati apposta per costruire prototipi. Roba che, cioè, ciascuna di queste foto c'è un sistema diverso, ma ciascuna di queste foto, ciò che c'è dentro costerà 50, 60, 80 euro, 100 euro, via. E, quindi, però, sapendole gestire, sapendole programmare, riescono a fare, a realizzare questi vari progetti, no? Ovviamente, poi io sono obbligati a impararsi tutta una serie di cose, di tecnologie, di linguaggi di programmazione per farlo funzionare, ma a voi non interessa, loro sì, perché devono impararlo, no? E poi cosa faccio? Il corso inizia a marzo, a metà corso, a fine maggio, loro fanno la presentazione pubblica, poi implementano il progetto, a giugno, luglio, settembre danno l'esame, e poi se passano l'esame, io a ottobre organizzo una fiera pubblica, la chiamo Showcase, Student Showcase, in cui loro vengono, e normalmente l'anno scorso sono state quasi 200 persone, tra studenti interessati al corso, altri professori e aziende che vengono invitate, c'è un carnaio, e quindi sono, cioè, in questo caso erano 11 gruppi, quelli che hanno passato l'esame, e ha presentato il loro progetto pubblicamente, avevano delle aziende sponsor, gli davano i regali, le magliette, i gadget, insomma, ha fatto un evento un pochino
anche giusto per uscire un po' dall'aula di scuola e dire ok, guarda qua, se ci stiamo preparando per fare come serie, anche un po' di consapevolezza delle proprie capacità, no? Mi metto lì a fare. Quindi su questo corso qua io lavoro il triplo per un corso normale, però mi sembra c'è un'impostazione molto diversa, ma spero che no, arrivi. Ecco. E un anno collaborerà col corso di logopedia, spero. Dipende se mi date delle idee furbe su cui far lavorare gli studenti, se no. Poi vabbè, questa cosa qua ci hanno anche intervistato la televisione per queste cose, ma vabbè. Poi alcuni studenti sono andati a presentare poi il loro progetto dopo a delle fiere che ogni tanto ci sono, le fiere di start-up qua in città, eccetera, perché magari alcuni vogliono portare avanti il progetto, in fondo è loro, non è mica mio del Politecnico, cioè, quindi se riescono da lì a tirarci fuori qualcosa, sia come curriculum che come farsi conoscere, che come eventualmente fare una start-up, perché no? Ecco, quello che volevi tu forse era un cenno. Allora, allo showcase vengono votati i progetti migliori dal pubblico. Quindi il pubblico ha dei gettoni e gli dà questi gettoni sul tavolo dei progetti che piacciono. E i tre progetti che ricevono più voti ricevono poi un premio, ma bei premi, no? Dei gadget che, per fortuna, che mi faccio regalare dalle aziende che fanno gli sponsor. No? Allora, vi dico solo due cenni, ad esempio, su quali sono i progetti che hanno vinto gli ultimi due anni. Primo, secondo, terzo del 2015, questo qui era un progetto che aiutava le persone a muoversi all'interno del Politecnico, che è un labirinto come tutte le università, e diceva tu entri, dimmi dove vuoi andare, io ti faccio la mappa, ma nello stesso tempo ti dico se ci sono dei corridoi che è meglio evitare, perché magari c'è il cambio d'ora, ci sono 600 persone fuori dalla porta e non riesci a passare se non sai volare. E quindi te lo dico, in quel tuo momento loro avevano messo ipotizzato, chiaramente sono dei prototipi, non hanno fatto sul Politecnico, però hanno pensato di mettere dei microfoni nei corridoi e sulla base del livello di rumore capisci quanta folla c'è, ad esempio, no? E poi invece era legato anche a degli eventi, potevano segnalarti, guarda, se tu vai in biblioteca c'è questo evento, se vai al bar c'è l'offerta dalle Itali, e magari quindi ti può un po' interessare, quindi una guida alla navigazione. Pensatelo magari in uno spandimento ospedaliero, potrebbe essere per molti. Sì. Orientarsi, sapere dove c'è, cosa c'è, anche per voi, per tutti. Secondo, è una cosa molto più specifica, era sui bagni, cioè aveva dei sensori dentro al rotolo della carta igienica, dentro al cestino della carta e dentro al dispenser del sapone, e quei sensori capivano se era finita la carta, se era finito il sapone, se si era pieno, banalità, no? Però semplicemente una volta che il sensore se ne accorgeva, uno, tu lo vedevi sulla mappa, devo andare in bagno, lui ti diceva guarda qui, non andarci perché non c'è più la carta o cosa. E nello stesso tempo avvisavano quelli della manutenzione per dire adesso vai a cambiare, diciamo, voglio riempire il sapone di quel bagno perché è finito. No? Sempre così, questo genere. Quest'altro invece lavorava sulle biciclette. Era una sorta di parcheggio allo stallo con in fila la bicicletta che dentro aveva un sensore, si accorgeva quando arrivavi, tu lo registravi che eri tu, avevi lasciato la bicicletta con lo smartphone, se per caso qualcuno prendeva quella bicicletta ti arrivava il messaggio del tipo la tua bicicletta se ne sta andando, tu magari se sei tu bene, se no magari preoccupati, e anche ti diceva alla fine della giornata dove l'avevi parcheggiata, perché non è scontato. No? Questi sono invece i progetti di quest'anno, che ha più sulla salute, quindi magari un pochino più vicino a quello che può interessarvi. Il primo, Safety Mama, era appunto sulla donna incinta, che potevano avere, hanno sempre i momenti, problemi di pressione alta lungo la fine della gravidanza, problemi di stress, di paturnie varie. E allora il sistema si poteva accorgere quando la persona, grazie al battito cardiaco, era agitata, cose di questo genere, gli proponeva, vuoi un momento rilassante? Se sì, attivava, diciamo così, una sorta di protocollo, per cui c'era un angolo dove c'erano delle luci calmanti, di colori, della musica, spruzzava degli odori, eccetera. A me sembrava una fuffa, però gli hanno consigliato gente seria che questa cosa qua aveva un senso, no? E quindi c'era quel quarto d'ora, 10 minuti, poi quando ti eri calmata, poi spegnevi il sistema e andavi via e riprendevi la tua giornata molto più sereno di prima. Secondo, emergency guest era per persone anziane, no? In casa, dove era un sistema che semplicemente poteva suggerire, che so, il classico ricordati di prendere la medicina, quindi suggerire l'azione delle persone,
accorgersi quando una persona si avvicinava, che ne so, ai fornelli, quindi a degli angoli più pericolosi della casa, per cui diceva fai attenzione, stai indietro, eccetera, quindi aiutava la persona a gestirsi in qualche modo, e poi avvisava un parente nel caso in cui la persona fosse uscita da un perimetro delimitato. Col GPS, il telefono, niente di più. Quando vedo che esce, allora avviso il figlio, ora guarda che si è allontanato, quindi uno so dov'è, quindi non lo perdo, e due se hai bisogno lo puoi chiamare, quindi dire, magari è normale che lui sia uscito a prendere il pane, magari no. Questo è molto interessante, scusami, perché mi potrebbe capitare di lavorare nell'adattamento dell'ambiente delle persone con demenza, probabilmente qualcuno di voi ha fatto tirocinio in qualche sede che tenta di fare questo genere, credo che queste cose qui non si siano tanto viste, ma il fatto di sapere che esistano e che tra l'altro, almeno i suoi studenti, ma se hai, se conosci qualcuno con delle competenze riesci a farlo anche a un prezzo contenuto, beh, è importante. E l'ultimo è invece un oggetto indossabile, nel senso di maglietta, è una maglietta che ha due sensori praticamente cuciti nella posizione delle scapole e serve a verificare che tu mentre stai studiando abbia una postura corretta, per cui sono due accelerometri e, è ovvio, non è banale, però magari sei, per cui se tu sei troppo piegato in avanti loro se ne accorgono, se tu sei di lato se ne accorgono perché non sono e quindi nel caso in cui tu abbia una postura che non è corretta ti avvisa, stai usando il computer o cosa, con un messaggio, con un suono, tipo raddrizzati, sistemati, eccetera. Quindi un'altra cosa di questo genere. Quindi cose di questo genere ce ne sono, idee se ne possono e come dicevo, realizzare queste significa avere semplicemente componenti che si trovano, i costi limitati, ciò che più importante non è tanto l'hardware, non tanto il costo, è l'idea, no? È avere un'idea furba e poi dopo la si riesce a realizzare. Vi faccio solo più vedere due slide, una è questa è quello che mi piacerebbe che esistesse, cioè che le persone con disabilità hanno dei bisogni, questi bisogni diciamo che adesso sono intercettati da voi e voi però per soddisfarli non avete che una scelta, sperare che il mercato offra dei prodotti che vanno bene, sperare, sapendo che il mercato ha delle logiche tutte sue, che non è detto che coincidano col soddisfacimento dei bisogni con cui voi siete a contatto ogni giorno. Quello che mi piacerebbe sarebbe che tra chi intercetta i bisogni e chi poi ha i prodotti ci potesse essere qualcuno che magari ci ragiona insieme e poi aiuta a scegliere quale prodotto vale bene, che non sia quel qualcuno inventato, interessato a vendere, ma semplicemente interessato al benessere, interessato al risultato. E a volte puoi trovare che ci sono delle soluzioni di mercato, bene, e a volte puoi trovare che non ci sono, e allora magari fai qualcosa ad hoc, in qualche modo, anche di basso costo, perché molte volte tante soluzioni, tanti punti di stress, tanti punti di difficoltà si risolvono senza bisogno di investire grosso. No? Si investi tanto di testa e poco di portafoglio, è ancora l'unica nostra speranza di riuscire a fare qualcosa di utile. L'altra e l'ultima slide che voglio far vedere è questa, che l'ho rubata da una ragazza che lavora da Aosta, che ha un Fab Lab in Val d'Aosta. Questa fotografia è stata presa a Roma 2 anni fa di fronte a una fiera di makers, no? Makers sono quelli che appunto per a livello hobbistico fanno oggetti, fabbricano oggetti, fanno con sistemi con stampanti 3D, circuiti elettronici e cose di questo genere. Allora, questo signore qui era uno di quelli che aveva la stampante 3D, questo era un bambino che aveva avuto un problema al braccio e qui il bambino si stava allacciando un'ortesi che era appena stata stampata da questo signore. Quindi gli hanno preso il braccio, hanno preso le misure, hanno fatto su misura un'ortese, lui stampata in plastica, vedete che c'è il velcro per allacciarla e sto bambino si stava allacciando la sua ortesi per risolvere il problema che aveva al braccio in quel momento. Allora, questo secondo me è un'immagine simbolo di quello a cui dobbiamo arrivare. Seduti a fianco, in modo informale, seduti sui gradini, tu capisci il mio problema, io capisco la tua soluzione, lavoriamo insieme e facciamo un passo avanti che con i metodi tradizionali non si potrebbero mai fare.
io ho finito di stufarmi. Se avete domande sono qui finché volete.